Visto. Mio. Prego, segretario. Consiglio comunale seduta del 24/10/2024, ore 18:30. Argentino. Artini. Biondo. Assente. Campailla. Cannata. Dieli. Assente. Fiore. Presente. Greco. Assente. Iabichella. Iaguez. Mascolino. Assente. Nicastro. Noto. Pelligra. Assente. Prelati. Pugliarello. Romano. Sallemi Roberta. Scuderi. Sigia. Assente. Speranza. Presente. Vinci Guerra. Presente. Zocco. Presente. Zorzi. Presente. 18 presenti, la seduta è valida. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Approvazioni verbali della seduta precedente. È l'articolo 41. Prima dei verbali, scusate, devo dare intanto una comunicazione. Io, la sottoscritta Giovanna Biondo, consigliera comunale, dichiara di voler uscire dal gruppo misto e di rientrare nella lista PSI Vittoria in Azione, nella quale era stata eletta. La Presidente ne prende atto. Prego, consigliera. Consiglieri, se qualcuno ha intenzione di cambiare gruppo, come mi suggerisce la Presidenza, siccome devo fare la commissione trasparenza, se non rimane bloccata la commissione. Io vorrei uscire da Fratelli d'Italia e rientrare per una settimana, se non chiedo troppo. Bene. Lo può annotare, grazie. Grazie. Quindi vi prego, di se c'è qualcuno che ha intenzione, perché poi dobbiamo di nuovo fare le votazioni in consiglio per la commissione. Prego, consigliere Argentino. Senza entrare nel merito dell'ordine del giorno che abbiamo discusso durante la scorsa seduta, perché non è il caso, vorrei comunque ricordare che nessun dibattito è sprecato se si discute, se si dibatte in quest'Aula dei problemi dei cittadini.
Dunque, se ci si confronta per risolvere il problema anche di un solo cittadino, ma soprattutto di un gruppo di cittadini, così come è accaduto per l'ordine del giorno relativo ai fermi amministrativi, nessun dibattito è sprecato. Quindi invito i colleghi di maggioranza, ma anche i colleghi, appunto noi tutti di opposizione, di continuare ad impegnarsi politicamente, di continuare ad esprimere il proprio pensiero in maniera libera e democratica, senza lasciarsi influenzare né da attacchi esterni né da offese esterne, perché il Consiglio Comunale è il Parlamento cittadino e quindi in quanto istituzione deve essere rispettato. Grazie. Di rimanere seduti perché ci sono 10 approvazioni di verbale, altrimenti c'è il rischio che ogni verbale poi io devo fare di nuovo l'appello nominale. Quindi invito ai consiglieri di rimanere al proprio posto. Verbale, per il primo verbale facciamo l'appello nominale perché sono entrati i consiglieri. Verbale numero 101 del 37/2024, interrogazione, allocazione fioriere in piazza Cavour Scognitti, richiesta informazioni, prelievo e trattazione. Prego, segretario. Appello. Certo, il primo per appello nominale. Allora, Argentino. No, facciamo l'appello, non la votazione. No, la votazione dobbiamo fare. L'appello l'abbiamo fatto. Per appello nominale sulla votazione. Vabbè, allora Argentino sì. Artini? Sì. Biondo? Sì. Campailla? Favorevole. Cannata? Favorevole. Dieli? Assente. Fiore? Sì. Greco? Sì. Iepichella? Sì. Iaguez? Sì. Mascolino? Nicastro, sì. Noto, sì. Pelligra, assente, Prelati, sì. Pugliarello, sì. Romano, sì. Sallemi Roberta, sì. Scuderi, sì. Sigia, assente, Speranza, sì. Vinci Guerra, Zocco, sì. Zorzi. Sì. 21 favorevoli, il verbale numero 101 del 37/2024 viene approvato, verbale numero 101 bis del 26/08/2024, seduta deserta del 26 agosto 2024, chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Il Consiglio approva il verbale numero 101 bis del 26/08/2024. Verbale 102 del 27/08/2024. Lavori di realizzazione di un nuovo impianto polivalente all'interno dell'ex campo di concentramento a Vittoria, RG CUP D55B220011006, PNRR. Missione 5, componente 2, intervento 3.1, sport e inclusione sociale, cluster 1, dichiarazione di interesse pubblico dell'intervento per il rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14,1 e 3 del DPR numero 380/2001. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Il verbale numero 102 viene approvato. Verbale numero 103 del 27/08/2024. Lavori per la realizzazione di una scuola per l'infanzia presso Piazza Berlinguer a Vittoria, RG CUP D55E2200110006. PNNR missione 4, componente 1, intervento 1.1, piano per asili nidi, scuola dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, dichiarazione di interesse pubblico dell'intervento per il rilascio di permesso di costruire
in deroga ai sensi dell'articolo 14, comma 1 e 3 del DPR 380-2001. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Il verbale numero 103 viene approvato. Verbale numero 104-27-8-2024. Lavori per la realizzazione di un asilo nido in Viale Europa Vittoria, RG CUP D55E22001-0010-006, PNRR Missione 4, Componente 1, Intervento 1-1, Piano per asili nidi, scuola dell'infanzia e servizi di educazione a cura e cura per la prima infanzia, dichiarazione di interesse pubblico dell'intervento per il rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 14, comma 1 e 3 del DPR 380-201. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Il verbale numero 104 viene approvato. Verbale numero 105 del 9 settembre 2024, seduta deserta del 09-09-2024. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Il verbale numero 105 viene approvato. Verbale numero 106 del 10-09-2024, surroga del consigliere dimissionario Gravina Concetta, presa d'atto delle dimissioni e nomina consigliere comunale avente diritto. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Giuramento del consigliere surrogante Pugliarello Marilena. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Verbale 108 del 10-09-2024, verifica delle condizioni di candidabilità e di eleggibilità per la convalida del consigliere surrogante Pugliarello Marilena. Il consigliere Pugliarello si astiene. Consigliere Pugliarello, chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Lo dichiari, consigliere Pugliarello. Si astiene, non ha importanza, anche se il verbale l'ha fatto la prima volta, è giusto che lo faccia anche adesso. Verbale numero 109 del 19-2024, esame ipotesi di incompatibilità del consigliere surrogante Pugliarello Marilena. Che... Allora dobbiamo fare l'appello e il consigliere Dieli, se vuole uscire un attimo. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. Lo dichiari, consigliera Pugliarello. Consigliere Pugliarello astenuto, il verbale numero 109 viene approvato. Dieli. Entra il consigliere Dieli in aula. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, ma io lo faccio per il consigliere Speranza. Perché Speranza? Qualcuno, perché dobbiamo, perché sennò di nuovo l'appello. Giusto, consigliere Speranza. Avanti. Delibera. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Prima mi dice una cosa e poi giusto. Deliberazione di Consiglio Comunale numero 97-2023, specificazione analitica della motivazione proposta per il Consiglio Comunale. Assessore Nicastro, se per piacere si mette al posto della Bruno quando finiscono, così la Bruno collabora con la, no, con la dirigente. No, era per collaborare. 5 minuti, capito?
Pronto? Sì. Buonasera a tutti. Allora, questo è un atto che riguarda la costituzione del gruppo di azione legale della pesca del sud-est Sicilia, approvazione schema, atto costitutivo e statuto. Abbiamo avuto un finanziamento, la delibera nasce per giustificare un parere non favorevole della Corte dei Conti, che ha chiesto delle precisazioni in merito ad alcuni punti che l'avvocato Bruno adesso vi spiegherà meglio di me e su quale abbiamo avuto anche il parere favorevole dei revisori dei conti. L'atto nasce con la costituzione del GAL, poi c'è questa corrispondenza con la Corte dei Conti, che tra l'altro è ampiamente specificata nel nuovo atto, nella nuova proposta, e si chiude appunto col parere favorevole del revisore dei conti ed è in collaborazione con gli altri comuni. Anche il comune di Ragusa ha avuto le stesse criticità che ha comunque risolto da molto tempo, e le motivazioni sono state concordate anche col comune di Ragusa, e il Consiglio ha approvato la delibera con il parere favorevole del revisore dei conti, per cui anche noi chiediamo l'approvazione della proposta per poter sfruttare il finanziamento che ci è stato concesso e fare partire il Galpesca. È passato con il parere favorevole dalla Commissione Affari Generali per ben due volte. Aspetti, io non ce l'ho l'esito qui. Ecco, sì, sì. Della commissione favorevole. Sì. Parere favorevole, sì, l'ho detto. Presidente, è possibile sapere se è all'unanimità o la votazione? Allora, grazie. È favorevole. Maggioranza. Maggioranza favorevole, di... lo dico io che ce sì, l'ho qua. Perfetto. Attini favorevole, Divi astenuto, Iapiella favorevole, Pelligra astenuto e Romano favorevole. 3 voti favorevoli e 2 astenuti. Scuderi, Prelati e Iacuz non erano presenti alla votazione. Prego, dirigente. No, io ho finito, adesso poi sarà... su questo, tra l'altro, c'è stato anche un ricorso da parte, del primo in graduatoria non ammesso al finanziamento, un ricorso che con la cautelare che è stata respinta al TAR è stato riproposto in appello al CGA che ha accolto solo per invitare il TAR ad esprimersi nel merito, e ancora non l'ha fatto, ma su questo sarà più puntuale l'avvocato Bruno. Qui io cedo la parola. Allora, buonasera consiglieri, amministratori, presidente. La questione è semplice, perché i rilievi che ha fatto la Corte dei Conti sono in base alla delibera numero 97, che non conteneva alcune specificazioni. In particolare sul piano finanziario c'erano in realtà delle carenze evidenti. Quindi la Corte dei Conti il 21 novembre del 2023 manda una delibera. Non vi dico la premessa perché specifica perché era competente, perché doveva pronunciarsi, e si sofferma su alcuni punti, ma premette nella stessa delibera, richiamandolo, l'articolo 5 del TUSP, che poi è il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, e fa riferimento al fatto che in ogni caso il Comune può, anche se con parere sfavorevole della Corte dei Conti, rideterminarsi purché motivi di elementi ritenuti carenti. Che cosa si è fatto con la delibera che si ripropone stasera? Si è ripercorso l'iter procedimentale iniziale, si sono messi a punto i rilievi della Corte dei Conti, e il punto fondamentale che è emerso era il fatto del piano finanziario. La Corte dei Conti si lamenta di 3 cose.
due delle quali magari ci ritorniamo dopo, ma soprattutto sul fatto che dalla delibera iniziale alla 97 risultava un impegno di 1.000 euro da parte del Comune. In realtà c'era stato un disguido, perché nella predisposizione del progetto da presentare alla Regione per finanziare il GAL c'è stata una differenza temporale, cioè scadevano i termini della deliberazione e quindi veniva inviata alla Corte dei Conti. Frattanto il piano finanziario veniva svolto successivamente, cioè a distanza di circa 15 giorni. Quindi alla Corte dei Conti la delibera va a settembre e a ottobre si completa l'iter per il progetto alla Regione e quindi avere il finanziamento. Tant'è che poi nelle motivazioni che vengono specificate si rileva che in realtà non si tratta dei 1.000 euro, ma il finanziamento era relativo a circa 3 milioni di euro ed erano previsti anche 500.000 euro per quanto riguarda la gestione del GAL. I punti che la Corte dei Conti segnala vengono tutti superati, non solo dal fatto che la Regione ha ritenuto finanziabile il progetto del Comune, quindi mettendo a fuoco tutti gli elementi presupposti per poterlo finanziare il progetto. Quindi cosa fa oggi, cosa ha fatto la Giunta e cosa si propone oggi al Consiglio Comunale? La motivazione della delibera che era carente prima e che ora viene integrata con i presupposti che la Corte dei Conti indicava, spiegando esattamente in che modo vengono finanziate le varie procedure, quindi la gestione del GAL, e gli obiettivi come verranno raggiunti, e viene descritto in modo dettagliato nella delibera che oggi vi viene sottoposta. Se avete delle domande, io spero di essere stata chiara. Sono domande per i dirigenti o passiamo agli interventi? Posso? È una domanda, consigliere Garnata, una domanda al dirigente. Si faceva riferimento da parte della dottoressa Mandarà ad un ricorso con domanda cautelare che è stato respinto al TAR, da parte di chi e su che cosa? Allora, il ricorso è stato presentato nei confronti di diversi GAC, GAL, compreso quello del GAL Pesca. Del GAL della Pesca, e viene promosso dal GAC Isole di Sicilia nei confronti di GAC Il Sole, l'Azzurro, comunque quello che ci riguarda è che noi siamo interessati da questo ricorso. Ovviamente non era il Comune che si doveva costituire, ma il Sindaco ha provveduto immediatamente in modo da dare incarico, il GAL ha dato un incarico ad un avvocato esterno, in questo caso l'avvocato Ottaviano, per difendere il GAL della Pesca, quello che ci riguarda. Il ricorso è stato fatto davanti al TAR Palermo ed è stato la cautelare, cioè è stato fatto il ricorso con richiesta di sospensiva. La cautelare è stata rigettata. Successivamente i ricorrenti propongono appello, sempre cautelare, innanzi al CGA. Il CGA si pronuncia in merito non all'accoglimento dell'appello, ma al fatto che deve ritornare al TAR per la discussione nel merito. Io proprio oggi pomeriggio ho chiamato l'avvocato Ottaviano per avere notizie certe e non è stata fissata nessuna udienza nel merito, sono decorsi 4 mesi, ma i tempi del TAR insomma li conosciamo un po' tutti. Chiedo scusa, l'oggetto di questo ricorso ha refluenze su quello che è l'oggetto della nostra deliberazione? Cioè aveva d'oggetto comunque l'impegno economico? Il ricorso proposto dal GAC Isola di Sicilia riguardava la contestazione della valutazione dei criteri e dei punteggi assegnati ovviamente ai ricorrenti. Concluso con le domande. Io volevo capire più specificamente, perché non mi è chiarissimo, la criticità che veniva sottolineata, qual era? Allora, e come si è risolta? Allora, per essere precisi. Per essere precisi, sì. Rileggiamo direttamente dalla deliberazione della Corte dei Conti, così. E sono le ragioni e le finalità che giustificano la scelta.
anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Questo è il primo punto. Il secondo è la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia e economicità, che sono le tre che conosciamo un po' tutte. E poi il fatto del mancato contrasto con le norme del trattato europeo e con la disciplina della comunitaria in generale. Queste sono le criticità rilevate. La delibera su queste tre criticità si pronuncia in modo analitico. Allora, sulle ragioni della scelta, è inutile dirlo che le somme, che non sono le 1000 euro, ma sono circa 3 milioni di euro, sono finalizzate ad incentivare tra i diversi comuni, quindi c'è anche Santa Croce, Comiso e Scicli, mi pare che siano tutti, e riguardano Vittoria, Ragusa, Scicli, Santa Croce, Camerina ed Acate, così siamo. Sì, sì, è la quota di partecipazione che è irrilevante rispetto, ora questo qua se volete lo spiego meglio. Allora, quando si fece la prima delibera, la numero 97, non essendo ancora pronto il progetto, soprattutto quello economico, e quindi non si andavano a individuare quelli che erano i presupposti per cui si partecipava, quindi c'è un avviso pubblico, il Comune ha partecipato con quell'avviso pubblico e doveva rientrare in certe, doveva avere certe caratteristiche, il numero di abitanti superiore a 50.000 abitanti, poi le somme che venivano assegnate, che sono intorno ai 3 milioni di euro. Il problema fondamentale qual è? Che si invia la delibera alla Corte dei Conti ancora prima, e viene specificato nella delibera, ancora prima di preparare il progetto finanziario. Quindi la Corte dei Conti non si avvede del fatto che c'è una specificazione dettagliata anche sul quadro economico e quindi come raggiungere gli obiettivi. Ed è questo quello che ha creato tutto, ed è questo anche la ragione che facilita la possibilità di una motivazione postuma, che è prevista peraltro sia dalla Corte dei Conti con la deliberazione, che dal comma 4 dell'articolo 5 del TUSP. Dove lo dice chiaramente: se tu dissenti dal parere negativo della Corte dei Conti, devi motivare e poi pubblicare nel sito del Comune. Allora, al primo punto si è spiegato il perché dell'intervento e soprattutto il fatto della strategia dello sviluppo locale, cioè in che modo raggiungerla e perché quell'obiettivo stava a cuore di quelle comunità. Riguardano le fasce costiere, ovviamente, quindi avere il mare pulito, incentivare il turismo e in particolare tutta la popolazione del territorio della costa doveva promuovere lo sviluppo della pesca e dell'acquicoltura. Questo è il punto fondamentale. E quindi l'obiettivo, insomma, era chiaro. Poi peraltro questo obiettivo è lo stesso obiettivo che ci ha consentito il finanziamento, perché dalla progettazione del comune, e quindi non può essere finanziato, perché le regole sono uguali, cioè noi abbiamo partecipato al finanziamento con le stesse regole che presupponeva il bando e quindi anche le regole della comunità europea, altrimenti la regione non ce l'avrebbe finanziato, questo è ovvio. L'altro problema era la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In questo caso, ed è quello che avevo anticipato, non figura nella delibera iniziale, la numero 97, il fatto dei... Ora le somme ve le dico. Allora, l'investimento complessivo che poi si prevede dal progetto finanziario sono 2.557.000, e lo si spiega in questa. Poi ci sono 542.000 euro per l'operatività del gruppo, e quindi significa le somme che servono alla gestione. Ovviamente se ti basi sui 1000 euro, come diceva la delibera 97, è facile cadere nelle criticità che ha sollevato la Corte dei Conti, perché in realtà non erano 1000 euro, ma erano 542 più 2.557. Questo è stato motivato analiticamente. Peraltro, devo dirvi che la nostra deliberazione è gemella a quella del Comune di Ragusa. Ed è gemella perché insieme
si è fatta la stessa riflessione, ed era la stessa Corte dei Conti che offriva l'opportunità di ritornare con una nuova istruttoria e motivare, anche se in un modo postumo, non solo perché lo prevedeva la Corte dei Conti, ma soprattutto perché lo prevedeva la norma. Non mi è chiaro, probabilmente dirò una stupidaggine, però non mi è chiaro questo. Perché il problema si è posto esclusivamente per i comuni di Vittoria e di Ragusa? No, per tutti si è posto. Per tutti, però noi stiamo tentando di risolverlo, e gli altri? Allora. Se il Gallo è unico, non... Posso dare delle notizie, perché all'epoca non ho cercato di... Allora, Ragusa e Vittoria hanno agito nello stesso modo. Ragusa è stata molto più veloce perché ha ottenuto immediatamente il parere dei revisori dei conti e quindi è andata via veloce. Le linee giuridiche sono state analizzate assieme, quindi troverete veramente due gemelli che vanno uguali. Quando abbiamo chiamato i comuni più piccoli, quindi Agata e Santa Croce, allora non era arrivato nulla. Io non so se non era arrivato nulla perché non avevano trasmesso la deliberazione o la Corte dei Conti ha preferito graffiare i comuni più grossi. Su questo non vi so. So che i comuni piccoli, per esempio Acate, poi abbiamo Santa Croce, Scicli, non hanno ricevuto nulla. E da qui deriva l'ultima domanda. Nel momento in cui c'è un parere negativo della Corte dei Conti, si fa questa deliberazione gemella con parere favorevole di entrambi i collegi dei revisori dei conti, sì, giusto. Poi, la Corte dei Conti, diciamo... No, la Corte dei Conti a questo punto cosa dovrà fare? Dare un altro parere? No. Allora, si è bloccato lì? Questo, allora, la Corte dei Conti, se si legge la deliberazione, in realtà dice solo una cosa. Guardate che c'è l'articolo 5, il comma 4, che prevede che nel caso in cui il comune non è d'accordo col parere negativo, purché motivi le criticità, quindi dia quelle motivazioni postume che non ha dato prima, può andare avanti e pubblicare sul sito del comune la decisione e poi ovviamente trasmetterla alla Corte dei Conti. Non è previsto dalla legislazione che ho analizzato un ulteriore intervento della Corte dei Conti. Ciò non toglie che ma io credo che la Corte dei Conti, con le motivazioni dettagliate che si è dato con questa delibera, non può che insomma essere contenta. Peraltro io ho chiesto anche a Ragusa se la Corte, perché loro la trasmissione sono andati avanti molto tempo prima di noi, forse era dicembre, a dicembre già avevano fatto la deliberazione di consiglio. Sì. E non hanno avuto nessun tipo di problema. E a questo si può aggiungere il fatto che i revisori dei conti questo ne puoi parlare tu. In realtà poi hanno accolto appieno quello che erano le motivazioni della delibera e quindi le motivazioni dettagliate. C'è il fatto che la legge prevede, la Corte dei Conti lo ha rimarcato, che il comune avesse questa possibilità. E così era questo che mi straniva, cioè la Corte dei Conti che qui interviene, poi una volta che le si danno delle motivazioni difformi rispetto al suo parere sfavorevole, si chiude semplicemente. Non c'è un momento, non c'è un momento puramente giudiziario di fronte alla Corte dei Conti. Vi volevo leggere una parte finale della delibera della Corte dei Conti, tanto sono veramente due righe, quindi non vi occuperò tempo. Quando la Corte dei Conti, dopo aver sollevato queste tre criticità, la Corte dei Conti conclude dicendo: è salva la facoltà dell'ente locale di rinnovare il percorso istruttorio, come abbiamo fatto, al fine di operare le revisioni e gli emendamenti necessari per soddisfare i parametri strutturali, organizzativi e finanziari richiesti dalla disciplina comunitaria e dall'avviso pubblico più volte menzionato, quello che noi abbiamo fatto. E questo lo premette all'inizio, citando l'articolo che lo prevede, e conclude dicendo: guarda che sei libero di farlo. Questa è la delibera della...
Buonasera, io le volevo chiedere, ma allora questi 1000 euro della prima delibera da dove nascono, da dove vengono, visto che il progetto finanziario invece parla di somme completamente diverse, e il comune di Ragusa ha avuto lo stesso richiamo perché aveva indicato anche 1000 euro originariamente? Allora, tutti i comuni hanno le stesse regole. Cioè, il consorzio è stato fatto, hanno presentato lo stesso progetto, lo stesso finanziamento, la Corte dei Conti ha mandato la delibera gemella, cioè la confrontata identica. Perché era stato indicato questa somma? Perché era stata indicata perché questa somma di 1000 euro? La numero 97 non si faceva riferimento perché ancora non si era predisposto il progetto e sarà pronto di lì a poco. La differenza è tra settembre, metà settembre e ottobre, 2-3 ottobre. No, dello stesso anno. 2023. Allora, per presentare il progetto alla Regione, ovviamente gli uffici si sono messi all'opera per rispondere a tutti i criteri previsti dal bando. Il problema è che la delibera fu inviata prima di completare il piano finanziario. Quindi non hanno fornito alla Corte dei Conti nella prima fase, così invece come si farà ora, tutti gli elementi perché non ce li avevano ancora. E nella delibera è scritto questo, è scritto. Cioè che il problema stava lì, che era ancora in corso la progettazione per il finanziamento regionale e quindi... Ci sono altre domande? Artini e poi Argentino. No, io ho una domanda veloce. Qual è il comune capofila? Vittoria. Prego. Certo che è importante. È importante sul discorso che stiamo facendo, perché dobbiamo capire. Perfetto, perché giustamente. Prego. No, Presidente, una curiosità. La delibera 97 del 2023, penso l'abbiate lì adesso, come era stata votata dal Consiglio Comunale, visto che si tratta di questa amministrazione? Volevo sapere all'epoca come è stata. All'epoca è stata ritirata quella delibera. No. 97, scusa, pensavo. Favorevolmente, col parere favorevole del revisore dei conti, la 97. No, questo non lo so, però era passata la 97. È stata, no, lei io non lo so, cioè è passata comunque dal consiglio e ha avuto il parere favorevole dei revisori dell'epoca, però ovviamente non conteneva le motivazioni per il biscuito che vi ho detto tra settembre e ottobre. C'è come hanno votato? Ci deve essere? Sì, c'è tutto. Lo so. Parere del revisore se è necessario, ma voglio dire, approva pieno punto per punto la delibera della giunta da proporre al consiglio. Sì, non lo so, se qualcuno non l'ha letto e ritiene non è molto lunga. Argentino era assente Argentino, Artini, Dieli, Scudere, Zorzi. Approvazione? Sì, all'unanimità. E poi è stata votata all'unanimità dai consiglieri. Scusi, una domanda, ma in commissione, se essendoci che io non c'ero, volevo capire se in commissione come è stata votata. La commissione, no, la prima, detto, prima di arrivare in consiglio, grazie. No, l'abbiamo detto già questa, non è questa. Ma quale dice? Scusate. Commissione, i consiglieri che hanno votato... Ma quale la delibera? La prima. Grazie. Unanimità dei presenti. Allora, favorevole Artina, assente Cannizzo, Dieli assente, Iacques favorevole, Pellegra favorevole, Prelati favorevole, Romano favorevole, Scuderi astenuto. Poi in consiglio comunale è stata approvata all'unanimità.
ad eccezione dei presenti. Poi quelli assenti erano Argentino, Artini, quelli che erano, quello che abbiamo detto. Se ritenete, in considerazione del fatto che i revisori dei conti hanno totalmente condiviso questa delibera, se ritenete non è molto lunga, magari lo passo alla dottoressa e lo leggiamo. In realtà riepiloga le cose che sì. Abbiamo detto. Volete che leggiamo il parere? Se necessario. Comunque tocca a tutti i punti che di cui abbiamo parlato. Certo. Questo dice, punto per punto, in modo più sintetico. Ci sono interventi in merito. Dieli per l'intervento, prego consigliere Dieli. Grazie presidente, colleghi consiglieri, amministrazione. Allora, intanto faccio la premessa, io ringrazio i dirigenti per aver esposto, e più volte la dottoressa Virna Mandarà è venuta in commissione e ha spiegato un po' diciamo quelle che erano tutte diciamo le procedure e quali appunto difficoltà che si è avuto per superarle, e penso che per mio modo di agire apprezzo quando un'amministrazione cerca di individuare finanziamenti eccetera, perché oggi ripeto le casse comunali sono a stento, riescono a garantire i servizi, quindi quando ci sono dei finanziamenti pubblici intercettati che ben vengono questo. Però ripeto, e quindi sicuramente esprimerò la mia diciamo parziale soddisfazione, quindi con il voto di astensione per quanto mi riguarda, perché ripeto ci sono dei lati che non mi convincono tanto, ripeto non per quanto riguarda le procedure. Per esempio io ho visto il revisore dei conti, se noi torniamo alla delibera, che le motivazioni della Corte dei Conti sui tre punti che non voglio ripetere perché li abbiamo abbastanza sdoganati, però ripeto mi lascia molto perplesso il fatto dell'articolo 5 del TUESP, quando dice che vabbè è una legge, quindi però la mia interpretazione è questa, che da una parte la Corte dei Conti ti dice non condivido perché secondo me è vero, tranne il discorso del business plan che è stato fatto dall'amministrazione dopo, però per quanto riguarda alcuni principi che sono in contrasto con i trattati europei, oppure sull'economicità, efficienza ed efficacia, quindi su principi costituzionali. Cosa voglio dire in merito? Anche se sono dei rilievi di grande importanza che l'amministrazione comunale in qualche modo ha superato, e quindi l'articolo gli permette di spiegare, pubblicare sul sito dell'ente in modo da andare avanti, però io l'interpretazione che faccio è che comunque successivamente la Corte dei Conti entrerà nel merito, perché poi i bilanci di questa società consortile non deve fare bilanci consortili. Non l'ha fatto con la Busa, questo è ma non è il problema. No, l'ha fatto. Volevo dire che comunque la Corte dei Conti, anche se l'articolo 5 ti permette, una mia interpretazione, ti permette di andare avanti. Certo, sì, dice, dà la facoltà all'ente di giustificare e di andare avanti, senza avere, perché ancora la Corte dei Conti, anche se avete mandato la delibera, non vi ha dato risposta, chiaramente. No, ancora si deve mandare. Ma Ragusa, no, Ragusa gliel'ha mandato e ancora non ha avuto, notizie. Quindi la Corte dei Conti ti dice, perché poi voglio arrivare a un altro ragionamento, ti dice tu vai avanti, tanto sempre su te mia, sempre i conti li devo. Ma i conti, scusa, ci danno 3.100.000 e la Corte dei Conti non vuol sapere più come dobbiamo spendere i soldi, non ci credo. No. Allora l'intervento della Corte dei Conti nasce dal fatto che si tratta di questo tipo di consorzio tra comuni, dove il parere passa dalla Corte. Allora la legislazione non prevede quello, poi se mi posso permettere,
gli altri aspetti ci sono, perché per ottenere il finanziamento devi, le regole sono uguali. Allora la Corte dei Conti non può dire, cioè, se sei finanziato, è ragioniere contabile, domani questi conti, io sto dicendo, una volta che sia, allora quando si presenta un progetto alla regione, figura, deve avere tutti i requisiti, certo, sia certo, deve essere conforme. In realtà la Corte dei Conti non sa poi quello che è successo, cioè non sa che il progetto è stato approvato, perché il progetto è stato completato successivamente, quindi la motivazione in realtà copre tutto, e non credo, per come sono andata, per come è stata gestita da Ragusa e dopo un anno la Corte dei Conti, anche perché la Corte dei Conti qua aveva 60 giorni per rispondere, sì, sì, cioè non sono cose che possono avvenire, sì, chissà quello come. Che volete, è uno strumento, lo so, voi avete dato delle motivazioni, io dico domani, domani in futuro il progetto parte, arriva il finanziamento, i conti su quel determinato progetto li vedrà comunque la Corte dei Conti, perché va ad analizzare quelle che sono le contabilità. Ma controllerà le contabilità, sì, le contabilità. No, no, voglio dire la contabilità, allora il progetto è di una società, Rico, un facculente, fiore di una società che ti ha dato il finanziamento. No, 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 allora non è previsto il controllo della Corte dei Conti sugli atti. Allora, il progetto finanziato, è ovvio che è finanziato. Se il comune non dovesse spendere le somme del progetto con deve quelle finalità, deve rendicontare. Ma quello lì è un'altra cosa. E io quello, no, io no, facevo una. Sono due cose totalmente differenti. Sì, sì, ma con la il progetto viene approvato, se il comune, io i comuni non si attengono alle regole, fanno danno alle radio. Dirigente, avvocato Bruno, facciamo una cosa, facciamo finire l'intervento. Esatto, perché non sono domande, scusate, altrimenti non, non capiscono niente. Continuare. Consigliere Dieri, continua, poi lei mi chiede la parola, avvocato, io gliela do. No, no, io così rispondo, no, perché sennò non riusciamo a capire. Ragione, allora, prego. Dicevo che questi chiarimenti, eventualmente, io dico, come procedura va bene rispetto all'articolo, tutto perfetto, perché io penso che comunque, ai fini contabili, domani, in futuro, quando il finanziamento, quando ci saranno gli step, perché i progetti, anche noi, come lavoro io, l'ho fatto, che i finanziamenti poi piano piano vengono rendicontati a step, ti danno, in base al raggiungimento degli obiettivi, ti danno soldi. Questa è linea generale. Poi se è una cosa diversa, questo è un altro ragionamento. Poi l'altra cosa che volevo dire, al netto del fatto che è stato presentato il progetto ed è stato integrato successivamente a ottobre con il business plan, qua io ho visto, fra le cose che avevo, il 22 marzo 2024 il parere del revisore dei conti, che facevano riferimento a delle, la mancanza preventiva, copertura, dicevano delle cose che voi sapete e ho letto anche io, anche al netto del fatto del business plan che è stato presentato. Quindi c'era un parere anche contrario, negativo, che poi successivamente, successivamente è stato modificato. Chiaramente io non è che ho avuto tutto il tempo per vedere tutto. Ora io per ultimo volevo dire questo, visto che il finanziamento è di 3 milioni e non sono bruscolini, di cui mi sembra, però se il progetto è questo, 500.000 euro per quanto riguarda la gestione, quindi significa che su 300.000 euro devi considerare il 17% alla gestione, che è una spesa importante. Ho visto che il bando per la partecipazione da parte dei professionisti ha avuto un percorso, come dire, veloce, accelerato, che di solito viene fatto quando ci sono delle emergenze, tipo come fu un Covid, facciamo una graduatoria, raccogliamo le domande nel giro di 15 giorni. Qua c'era un bando dove la gestione era di 500.000 euro, pari al 17, non più o meno è quella. Ma la c'era cifra. La scadenza però per c'era il bando, scadenza c'era la scadenza giorni. E si deve ripetere. E vedo che i partecipanti a questa gestione come professione, nulla questiono sui professionisti, ci mancherebbe, sono risicati, mi sembra due come presidente. Ma il bando era pubblico, poteva... Lo so, però ripeto, vuoi per una questione, vuoi per l'altra, nutro dei dubbi su questa situazione. Purtroppo però, ripeto, i bandi sono pubblici e c'è una scadenza, grazie, quindi sì, su questo poi, voglio dire... Presidente, io... Sì, sì, prego, consigliere, lo so, certo. Lo so, io non è che sto mettendo in dubbio questa cosa qua, però ripeto, domani,
Corte dei Conti, eccetera. Io ripeto, il votare, sono d'accordo alla procedura, finanziamento per quello che state cercando di fare per la città, in base a questo finanziamento sicuramente avrà un riverbero su quello che Scoglitti, visto che si tratta di pesca eccetera, però da un punto di vista della responsabilità, visto che io non sono anche in maggioranza, che avrei avuto la possibilità magari di dare un contributo, di venire a conoscenza in modo più approfondito, io non mi sento di votare latte, quindi già in anticipo esprimo la mia astensione. Grazie. Bene, ci sono altri interventi? Consigliere Greco. In maniera molto sintetica, io voglio semplicemente esprimere un ragionamento politico che ritengo che vada fatto sempre all'interno di questo Consiglio. Sapete tutti che lunedì scorso abbiamo votato insieme e positivamente un atto, un ordine del giorno che era, trovava la sua giustificazione nell'interesse della città. Allora, per quanto mi riguarda, la stella cometa del voto all'interno di questo civico consesso è proprio questo, l'interesse della città. Ora io ritengo che al di là delle legittime richieste del consigliere Dieli, ritengo che questo sia un atto da votare perché aiuta la città con l'instaurazione di una struttura e con appunto il trasferimento di somme. Per cui vi ringrazio sin d'ora, se anche volendo esprimere la vostra posizione politica, potete favorire l'approvazione di quest'atto nel caso in cui nei ranghi della maggioranza, tra virgolette, tenuto conto che dall'ultima esternazione del sindaco sapete che questa maggioranza non esiste più, quindi vi chiedo gentilmente di poter consentire all'atto di essere approvato. Grazie. Grazie. Artini. Grazie. Colleghi consiglieri, assessori, funzionari. Io di quello che stiamo parlando parliamo del GAL, se non mi sbaglio, giusto? Allora, intanto devo dire, mi devo complimentare con l'ufficio e con l'avvocatura, perché è giusto che ci sono atti che devono andare veloci e ci sono momenti che sin tanto si lancia l'atto e poi giustamente si aggiusta. Perché? Perché si vede anche da quello che dice la Corte dei Conti. La Corte dei Conti non è che boccia l'atto, ma dice giustamente che vuole dei chiarimenti, ed è giusto che vengano questi chiarimenti e vengono da parte, con l'interesse dell'ufficio, con l'interesse dell'avvocatura, danno le risposte dovute. Per noi giustamente non andiamo a perdere una somma di 3 milioni che vengono, poi c'è una ricaduta importante per le attività specialmente della pesca e compagnia bella della zona di Scoglitti. Io penso che bello fare politica, ma comunque è bello anche dire le cose come stanno veramente. C'è un impegno forte perché giustamente da parte dell'amministrazione, capisco, perché sennò non ci sarebbe interesse di poter spingere sul lato economico di perdere una somma di 3 milioni. Io comunque come Movimento per le Autonomie siamo del parere di votare favorevolmente e chiedo pure ai colleghi di non astenersi in un atto così importante, che vengono 3 milioni di euro nella nostra città, di votarlo favorevolmente. Grazie. Grazie, non ci sono altri interventi iscritti? Sì, vice sindaco, un attimo. Come ha detto il consigliere Greco, come ha detto il consigliere Greco,
la solidarietà del consigliere, la consigliere Argentino. Io ritengo, a prescindere come siano andate le cose, di come sia stato fatto l'iter del GAL, siccome sono delle opportunità economiche nell'interesse della città, così come abbiamo fatto l'altra volta, nell'interesse collettivo abbiamo convocato quel consiglio comunale, nonostante c'erano delle problematiche, si potevano creare dei problemi, l'abbiamo fatto, l'abbiamo sostenuto e abbiamo votato. Quindi questo trattasi di un finanziamento, tra l'altro, di prevalenza per Scoglitti. Quindi di conseguenza io invito al Consiglio Comunale di riflettere quando uno deve esprimere un voto, in piena libertà, in piena autonomia, senza guardare poi il colore politico quando riguardano quei progetti o quella modifica di alcune cose che siano di interesse pubblico. Vice Sindaco, prego. Grazie Presidente, signore e signori consiglieri. Intervengo semplicemente per rinnovare l'indirizzo politico che è già stato espresso da questo Consiglio Comunale in sede di approvazione appunto della Costituzione del GAL, e credo che l'unico ragionamento obiettivamente politico che si possa in qualche modo fare attorno a questa questione è il fatto che non c'è una posizione politica di parte, ma una posizione politica che riguarda quattro comuni che hanno delle caratteristiche particolari, sono quattro comuni rivieraschi, e su questo terreno stanno lavorando per costruire iniziative di promozione appunto attraverso gli strumenti che appunto la normativa, l'indirizzo politico generale tende a fare, affermare attraverso forme di associazionismo tra i comuni, appunto in questa direzione. Detto questo, è chiaro che quanto avviene è stato esposto dai responsabili degli uffici, in particolare dalla direzione avvocatura e dalla direzione sviluppo economico, sono chiaramente l'indirizzo che l'amministrazione comunale ha atteso avere nei confronti appunto di questa raccomandazione da parte della Corte dei Conti, che, voglio ricordarlo, non è un organismo che tra gli altri esercita un controllo, ma è l'organismo che esercita innanzitutto il controllo e dà attraverso questo strumento delle prescrizioni rispetto a non solo e non tanto al singolo finanziamento, quanto piuttosto allo stesso funzionamento di questa organizzazione. Rispetto a queste prescrizioni, io qualunque tipo di responsabilità di ordine giuridico, non la voglio mettere sul piano politico perché non ha senso, ma soprattutto di ordine giuridico, e vista la trasversalità dell'interesse di diverse forze politiche rappresentate anche nei quattro comuni interessati, io credo che si debba interpretare per quello che è, nel momento in cui la Corte dei Conti, l'organismo deputato a controllare il funzionamento e anche le modalità con le quali si accede ai finanziamenti relativi appunto a questo tipo di percorso di processo, credo che possa rassicurare tutti sul fatto che queste prescrizioni sono prescrizioni che non potrebbero avere altre interpretazioni dal punto di vista normativo, dal punto di vista interpretativo, perché l'organo che interpreta per legge, per norma, per autorità derivante dall'organizzazione costituzionale di questo Paese, è l'organo che in qualche modo è deputato a dare questo tipo di esercitare questo tipo di controllo. È chiaro che da questo punto di vista, quando la Corte dei Conti dice che i comuni che volessero in qualche modo, lo dice il Comune di Vittoria e il Comune di Ragusa, che sono i comuni interessati da questa espressione da parte della Corte dei Conti, volessero disattendere queste prescrizioni, avrebbero il dovere di motivarlo. Noi, siccome riteniamo, come è ritenuto anche il Comune di Ragusa, di non dover disattendere, ma di avere un rapporto con la Corte dei Conti,
conti che quello che indica la linea rispetto a come si dovrebbe funzionare anche nella richiesta dei finanziamenti, questo organismo, riteniamo di dover aderire a quelle prescrizioni. Da questo punto di vista stiamo portando l'atto all'attenzione di questo Consiglio, senza, diciamo così, né richiesta di maggioranza precostituita, non perché non le abbiamo, non le vogliamo, ma perché riteniamo che l'amministrazione comunale, quando va in consiglio comunale, deve puntare ad avere il sostegno sugli atti che porta su tutto il consiglio comunale, senza pensare di diversificare, diciamo così, le posizioni. Poi ci sono aspetti di natura diversa che possono coinvolgere in altri punti, altre considerazioni, e quelle le abbiamo viste in questi 2 anni e mezzo, 3 anni di consigliatura. Abbiamo visto come ci siamo posizionati tutti, l'amministrazione da un lato, i consiglieri singoli o per gruppi di appartenenza si sono posizionati, e quindi stiamo andando avanti da questo punto di vista. Ma ritengo che questo atto, non per dire che non sia un atto che non ha un indirizzo politico, ha l'indirizzo politico che è uguale a quello degli altri comuni, e quindi in questo senso invito il Consiglio, interamente il Consiglio, a sostenere quest'atto, perché è un atto che ci mette in linea con l'organismo che deve controllare questo tipo di processi. Grazie. Grazie, non ci sono altri interventi. Prego, segretario. Argentino. Favorevole. Artini. Favorevole. Biondo. Favorevole. Campailla. Favorevole. Cannata. Astenuta. Dieli. Fiore. Favorevole. Greco. Favorevole. Iabichella. Favorevole. Iaguez. Favorevole. Mascolino. Sì. Nicastro. Favorevole. Noto. Favorevole. Pelligra. Assente. Prelati. Sì. Pugliarello. Sì. Romano. Sì. Salemi Roberta. Sì. Scuderi. Astenuto. Sigia. Assente. Speranza. Assente. Vinci Guerra. Zocco. Zorzi. Astenuta. Quindici favorevoli e 6 astenuti. La proposta viene approvata. Ci vuole l'immediata esecutività dell'atto, dirigente? Se non ci sono, la Iacquez. Prego, segretario, per l'immediata esecutività dell'atto. Argentino. Sì. Artini. Sì. Biondo. Sì. Campailla. Cannata. Astenuto. Dieli. Astenuto. Fiore. Sì. Greco. Non c'è. Greco. Iabichella. Entra in aula. Deve entrare in aula, consigliere Greco. Iabichella. Iaguez. Assente. Mascolino. Nicastro. Noto. Un pochino di voce, poi sente poco. Favorevole. Sì, l'ho sentita. Prelati. Mascolino ha detto sì. Mascolino ha detto sì. Scusate, consiglieri, siamo in base di voto, non si capisce niente qua. Allora, Nicastro ha detto sì. Noto Nicastro ha detto sì. Pelligra. Noto ha detto è assente. Prelati. Sì. Pugliarello. Romano. Sì. Salemi Roberta. Sì. Scuderi. Astenuto. Sigia. Assente. Assente. Speranza. Assente. Vinci Guerra. Zocco. Sì. Zorzi. Astenuta. 14. L'immediata esecutività dell'atto viene approvato. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno.
Variazioni di bilancio di previsione 2024-2026 ai sensi dell'articolo 175, comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000. Grazie ai dirigenti per l'atto, è stato un piacere avere anche l'avvocato Bruno in aula. Prego, dirigente. Buonasera, l'atto che viene sottoposto al Consiglio Comunale è una variazione al bilancio di previsione 2024-2026 ai sensi dell'articolo 175, comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000. Sì, dicevo, l'atto riguarda una variazione di bilancio. Sapete, come dire, i riferimenti di approvazione del bilancio 2024-2026 che risulta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 29 del 5 marzo 2024. L'atto, come dire, è sempre variabile, il bilancio insomma può essere soggetto chiaramente a variazioni durante l'anno e questo è il caso in cui appunto si porta una variazione non urgente, quindi non è stata, diciamo, approvata per poi essere ratificata da parte del Consiglio, ma è una variazione chiaramente di competenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 175,2. In maniera particolare, l'atto nasce per recepire due variazioni al bilancio di previsione. Una prima riguarda l'iscrizione in bilancio di un mutuo, di un mutuo per, con la Cassa Depositi e Prestiti per l'ammontare di euro 400.000 euro per manutenzione straordinaria della rete idrica del territorio comunale. La variazione riguarda poi, oltre all'iscrizione in bilancio del mutuo, riguarda inoltre la previsione in bilancio delle somme necessarie per attuare la compensazione economica relativa agli gli impianti per l'energia da fonti rinnovabili. Ci sono più società che stanno appunto attivando impianti di fotovoltaico che devono pagare chiaramente degli oneri di compensazione economica e abbiamo previsto in bilancio l'ammontare di 2,5 milioni di euro, che è la previsione rispetto alle autorizzazioni già concesse dalla Regione Siciliana sia in entrata che in uscita. L'atto ha il parere favorevole sia del revisore dei conti ed è passato chiaramente dalla Commissione Bilancio e all'atto è stato anche presentato con protocollo 190 del 17 ottobre, è presente un emendamento da parte del consigliere comunale Nicastro, è un emendamento fondamentalmente... Dicevo, è un emendamento fondamentalmente proposto dall'amministrazione, non so se già esplicitarlo, se prima va votato, ritenete di votare prima l'emendamento e poi l'atto così come emendato. Ecco, magari se la Presidenza decide appunto come procedere. Un emendamento, se volete lo esplicito, è stato fatto un emendamento da parte dell'amministrazione per altre due variazioni di bilancio che chiaramente non incidono sugli equilibri. In maniera particolare, una riguarda una compensazione tra capitoli degli interessi passivi per 4.579,20, cioè abbiamo meglio collocato questa somma e quindi abbiamo spostato piccole somme tra i diversi capitoli per renderli più aderenti e meglio aderenti, diciamo, agli investimenti per tipologia di investimenti, quindi sono 4.579 in entrata e in uscita perché si spostano all'interno degli stessi capitoli. Dall'altra parte invece iscriviamo in bilancio, e quindi una modifica
al bilancio, iscriviamo in bilancio le somme necessarie per la realizzazione di un progetto finanziato con fondi del PNRR che riguarda la realizzazione dell'asilo nido nei pressi della distilleria. Della distilleria ex Consorzio Agrario di Vittoria per un ammontare di 2.520.000 euro. Ci sono interventi, prego consigliere Cannato. Grazie presidente, amministratori, colleghi consiglieri. Io su questo atto avevo già sollevato in sede di commissione bilancio una serie di perplessità. E le perplessità non attengono ovviamente all'atto, che è un atto tecnico che non fa altro che ratificare sotto il profilo amministrativo contabile una scelta dell'amministrazione, ma appunto la censura riguarda la scelta amministrativa che è a monte e che fa riferimento appunto ad un mutuo di 400.000 euro che questa amministrazione intende contrarre con Cassa Depositi e Prestiti, se non ho capito male, mutuo che quindi graverà sulle casse comunali per i prossimi anni. Ecco, 30 anni, quindi noi lasceremo ai nostri figli una città diciamo con interventi rattoppativi minimi, ma rispetto ai quali appunto sono state contratte delle esposizioni debitorie importanti. Questo nello specifico, in realtà credo che sia un mutuo che potevamo serenamente evitare qualora le scelte amministrative di questa città fossero state meglio indirizzate, soprattutto in ordine alla partecipazione alla società Iblea Acque, che ricordiamo è una società di cui il Comune di Vittoria è socio con quote pari al 19%, se non erro, e quindi è tra i soci il maggior pacchetto partecipativo, e tuttavia siamo il comune che al momento non è ancora entrato nella gestione di Iblea Acque per presunta asserita incapacità della società di gestione di prendere in carico questo comune. Ora, al di là delle criticità che Iblea Acque ha manifestato negli altri comuni, io chiedo e continuo a chiedere, perché purtroppo io sono rimasta del mio parere, noi siamo soci di Iblea Acque e non vi è dubbio che i costi della gestione di questa società graveranno un domani sulle casse del nostro ente. E allora a questo punto perché non approfittare della gestione ottimale così come previsto per legge per tentare di reperire proprio con il profilo associativo i finanziamenti necessari per sistemare la rete idrica e per svolgere tutti gli interventi non solo manutentivi ma gli interventi infrastrutturali di lungo periodo che a noi mancano e che comincino a dare a questa città una visione di come potrà essere, non dico nel prossimo decennio, ma almeno fra 30 anni. Invece la percezione è quella che si va sempre rattoppando, inseguiamo le perdite, inseguiamo le buche e continuiamo a contrarre debiti, continuiamo ad ipotecare il bilancio del futuro di quest'ente, perché lo ricordo sempre a me stessa, voi avete assunto e avete incrementato le spese per il personale in una maniera esponenziale. Quando voi assumete dirigenti, quando voi assumete personale, quando voi stabilizzate, state creando impegni di spesa che graveranno sui prossimi bilanci comunali. E al tempo stesso non siete stati in grado e continuate a non essere in grado di intercettare fondi che possano invece nel lungo periodo dare respiro alle casse del comune. Lo avete trovato strutturalmente deficitario, come amate dire, io ho la sensazione che lo lascerete nel disastro più totale, se non addirittura nel dissesto. Quindi ritengo che questo adeguamento tecnico poteva essere assolutamente evitato
qualora questa amministrazione si fosse interfacciata in maniera più corretta con gli organi a ciò preposti e avesse utilizzato gli strumenti che la legge prevede a supporto dell'attività amministrativa degli enti, appunto la gestione ottimale del servizio idrico nella maniera prevista dalla legge. Invece, come sempre, noi facciamo giurisprudenza per conto nostro. Grazie. Prego, prego. Guarda, Artini prima c'è. No, Artini, prego. Grazie. Io comunque l'argomento che andiamo a trattare, quello che ha poco fa il dottore Sussente ha spiegato di questo mutuo di 400.000 euro. Bene, se dobbiamo dire anche la verità, il Consiglio Comunale ha votato quasi all'unanimità il problema dei Bleiacque, però è anche vero che Bleiacque in provincia di Ragusa si sta vedendo quello che sta facendo. Allora, richiamare la situazione sui Bleiacque e fare dei fondi con i Bleiacque quando le cittadine di tutta la provincia hanno problemi enormi, anche i comuni si stanno trovando in difficoltà, penso che non ne dovremmo neanche parlare, perché l'unica cosa è che quando un lavoro è stato fatto bene lo si deve dire. Il comune di Vittoria è vero che è socio, però è anche vero che giustamente dalla risposta che ha dato i Bleiacque, perché leggendo la progettazione di tutta la città di Vittoria, che è una città che poi viene servita come acqua quasi al 98% di tutto il territorio, si sono trovati in difficoltà, l'hanno scritto. Allora il comune di Vittoria dice: no, noi abbiamo aderito per questo, questo, questo e questo, tu mi devi dare questo e questo, non mi puoi dare il 30%. Allora parlare di Bleiacque è un problema, cioè è tanto per parlare, per vous parler, perché poi andiamo a parlare con le persone o con i comuni e con i cittadini che hanno aderito, dove arrivano bollette di un certo tipo, senza che ci sono neanche questi consumi, e ci sono problemi di quelle enormi. Giusto che l'amministrazione comunale ha fatto una cosa giusta, di bloccare, di non, anche se è socio al 19%, non so le percentuali quelle che sono, è anche vero che dice quando le cose si aggiustano noi siamo sempre pronti ad entrare e poter operare. Attenzione che non è che noi diamo 10 milioni di euro che ogni anno i cittadini pagano e l'andiamo a dare ai Bleiacque e poi dopodiché i servizi sono quelli che sono e si sta vedendo in giro. Allora facciamo attenzione, in quanto poi al mutuo che facciamo? Non dobbiamo operare, non dobbiamo fare niente, dobbiamo aspettare ai Bleiacque, questa manna dal cielo che non è mai arrivata. Bene, allora il mutuo è giusto che si fa. Come ho detto io al dottore Sussende, un mutuo di 400.000 euro sono pochi per la città di Vittoria, avremmo dovuto fare un mutuo di 4 milioni di euro per poter aggiustare la tubazione dell'acqua, perché poi tutti gridiamo acqua non arriva, non si ripara questo, non c'è questo, c'è la problematica di quest'altro. Beh, questa è una politica che, insomma, o è Giavutucci e lo è Basciater, cioè, o al contrario. Bene. Io penso che il problema di fare un mutuo di 400.000 euro è più che giusto, ma dico ancora di più, l'amministrazione comunale si deve impegnare ancora di più per avere più soldi da poter spendere per la rete idrica e dare la possibilità a tutta la città e ai cittadini di avere l'acqua senza che nessuno deve reclamare, perché l'acqua è la prima cosa per eccellenza, è un bene comune, è un bene comune per tutti, e l'acqua è, diciamo, vitale per la vita quotidiana di tutte le famiglie. Questa è la realtà, e non parliamo che poi dobbiamo fare una politica contro gli interventi, contro il beneficio per il territorio e per la città. Il mio voto sarà favorevole a quest'atto. Grazie. Bingi Guerra. Sì, grazie Presidente, buonasera a lei, all'amministrazione, ai dirigenti, ai colleghi consiglieri. Presidente, io approfitto di questo consiglio per augurare innanzitutto buon lavoro
ai nuovi vertici della Vittoria Mercati, nella fattispecie al presidente e al consiglio d'amministrazione, o per meglio dire al consiglio d'amministrazione di riserva, perché il primo è saltato nelle prime ore e si è subentrato il secondo. Vabbè, dico, non voglio approfondire la questione. Diciamo, mi auguro che questo sia un nuovo corso e che, voglio dire, questo in qualche modo faccia il paio al nuovo, nuovissimo corso che si sta inaugurando, a quanto pare, in Consiglio Comunale, con questa ritrovata armonia che può sicuramente lasciarmi sperare sulle sorti politiche della città. E l'augurio che mi faccio, Presidente, su questo, sulla nuova governance, è che tra l'altro, dico, è fatta da persone, da stimatissimi professionisti, che riesca finalmente a, diciamo, a in qualche modo, nell'arduo compito di restituire dignità alla Vittoria Mercati, una dignità che è stata persa, che ritengo, in questi anni, è stato tante volte oggetto di dibattito, e soprattutto quello che mi auguro, che riesca ad affrancarla dalle ingerenze della politica, o per meglio dire del sindaco, che a quanto pare non conosce bene come funziona il meccanismo della Vittoria Mercati, non ascolta i buoni interventi del suo ragioniere capo, che l'altra volta ha correttamente puntualizzato l'autonomia patrimoniale e giuridica della Vittoria Mercati, e a quanto pare però continua a mandare ordini di servizio ai dipendenti della Vittoria Mercati, che è il sindaco che manda ordini di servizio ai dipendenti di una SRL. Mi sembra una cosa quanto mai anomala, per non dire illegittima, per non dire illegale. Però questo è l'augurio che mi faccio, lo faccio alla città, temo di restare inascoltato, però insomma, intanto io l'augurio lo faccio e ce lo faccio. Sulla questione, io solo un brevissimo inciso sulle variazioni di bilancio e sulle due macro questioni. Sull'asilo nulla questio, il PNRR è stata una manna dal cielo per i comuni e l'amministrazione fa bene ad approfittarne, su questo sapete bene che abbiamo già anche in passato espresso pareri favorevoli, anzi voti favorevoli all'interno di quest'aula. Sulla questione invece del mutuo, riprendo il chiarissimo discorso della mia collega Cannata, e diciamo, voglio interpretare questa iniziativa dell'amministrazione, che è un'iniziativa che a mio avviso in qualche modo sconfessa la linea politica elettorale del sindaco e dà ragione a chi vi parla, non singolarmente ma come parte politica. Perché? Perché il sindaco diceva in campagna elettorale che il problema non era la struttura, il sistema idrico al collasso di Vittoria, come noi abbiamo più volte detto, ma che serviva la magia di Aiello, che sapeva dove mettere le mani. Bene, se serviva semplicemente la magia di Aiello, questi 400.000 euro mi dovete spiegare a cosa servono. Quindi è evidente che quello che noi abbiamo detto in campagna elettorale, onestamente, nelle case, alla gente, quando ci chiedevano sì va bene, i programmi sono tutti belli, ma l'acqua a casa me l'ha portata, perché Aiello mi disse che me la porta il giorno dopo che viene eletto. Così ci diceva la gente, e noi onestamente dicevamo: signora, guardi che noi non facciamo magie come fa il sindaco Aiello, noi le possiamo garantire il nostro impegno affinché i problemi idrici della città, che non riguardano la sua abitazione ma riguardano il sistema nella sua interezza, vengano pian piano risolti. E su questo argomento vi posso assicurare che siamo andati in difficoltà. Bene, oggi, a distanza di 2 anni e mezzo, questa variazione di bilancio conferma il fatto che noi avevamo ragione, perché la rete idrica è un colabrodo, perché anche il mago Aiello non è riuscito a fare le magie, perché tutte le promesse che erano state fatte non sono state mantenute, perché servono 400.000 euro che peseranno sui nostri figli, sulle nostre future generazioni, per sistemare una rete idrica al collasso. Ed è quello che abbiamo detto noi da tanto tempo. Quindi ringrazio l'amministrazione per aver, diciamo, in qualche modo dato ragione alla nostra linea politica. Lo ha fatto, secondo me, in ritardo, perché in questi 2 anni l'acqua nelle case della gente non è arrivata,
nonostante le peripezie delle autobotti comprate in maniera rocambolesca, come tutto quello che avviene all'interno di questa amministrazione, e mi auguro che almeno, nonostante le censure chiaramente opportune, legittime e puntuali della consigliera, della collega Cannata sulla questione di Bleacque, mi auguro che perlomeno questo espediente, questo intervento strutturale possa trovare compimento e possa finalmente aiutare questa amministrazione e quelle che verranno a risolvere un problema atavico che a quanto pare non può essere risolto con la magia. Quindi in ogni caso noi ci asterremo dal votare questo atto e lasceremo che la nuova maggioranza, nella ritrovata serenità e unione di intenti, si prenda ovviamente la briga di votare le variazioni di bilancio che in qualche modo confermano l'indirizzo politico del buon sindaco. Grazie. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Certe volte mi viene da chiedermi dove si viva, se si viva sulla Luna o si viva sulla Terra, soprattutto come in Sicilia. Come consigliere però, consigliere Prelati, anche Nicastro, perché poi c'è l'assessore, al rame al bilancio, sì. E quindi se si viva sulla Luna o si viva sulla Terra, perché sento dire delle cose che fanno arricciare la pelle. Cioè sulla crisi idrica in Sicilia si stanno scrivendo libri nella storia politica della regione Sicilia, libri con autori noti e famosi, a partire da quel presidente Musumeci di Fratelli d'Italia, di Diventerà Bellissima, che ha governato la Sicilia e che ha visto bocciati 31 progetti su 31 presentati, con una perdita di 400 milioni di euro che erano proprio destinati a risolvere la crisi idrica in Sicilia. Tant'è vero che è stato cacciato e non è stato manco candidato da loro stessi, no? Dopodiché questa amministrazione ha fronteggiato e sta fronteggiando una crisi idrica mai vista, paurosa, con parti della Sicilia che hanno visto una riduzione del 45-50% della riduzione dell'acqua su decreto del governatore Schifani. Eppure a Vittoria la crisi c'è stata, le difficoltà ci sono state, ma mai, mai come quelle vissute in altri territori. E poi si fa riferimento a Sicilia, a Bleacque, che un giorno nei giorni dispari è cosa buona e giusta, e nei giorni pari è cosa cattiva, dipende dalle convenienze del momento. Per cui Bleacque, cioè questa amministrazione, il sindaco ieri l'ha avuto la lungimiranza della prudenza e di non affidare il servizio a Bleacque, cose che hanno fatto gli altri comuni che stanno piangendo le conseguenze di questa scelta. E questo non viene detto, anzi si millanta il contrario, che la colpa che adesso dobbiamo fare un mutuo di 400.000 euro, adesso ci ritorno, è perché con i Bleacque non abbiamo concluso quello che avremmo dovuto concludere. E meno male, perché chiedetelo ai cittadini di Ragusa quello che sta accadendo, o ai cittadini degli altri comuni quello che stanno subendo da quando hanno consegnato le chiavi della gestione ai Bleacque. Dopodiché si dichiara il non voto rispetto a un mutuo di 400.000 euro per 30 anni, cioè dal punto di vista contabile stiamo parlando di 13.000 euro l'anno, cioè nulla dal punto di vista contabile, nulla, per andare ad intervenire su quelle perdite. Cioè ogni campagna elettorale il refrain è: la rete idrica di Vittoria è un colabrodo, bisogna intervenire. Vi ricordo che i commissari, mi pare che chiesero uno studio all'Università di Catania per studiare come rifare la rete idrica vittoriese. Dopodiché questa amministrazione comunale, dopo aver fatto decine e decine di interventi sulla rete idrica, anche alcune in somma urgenza, decide di
ottenere 400.000 euro in più che potrebbero aiutare e sostenere la causa della difficoltà idrica. E su questo l'amministrazione viene contestata, anzi si paventa una ipotetica ragione ad una linea politica. La nostra linea politica è diversa dalla vostra ed è quella di razionalizzare, è quella di intervenire, è quella di risolvere i problemi dei cittadini, anche eventualmente facendo un mutuo che non credo che possa pesare sulle future generazioni, così come è stato detto. E quindi l'invito ovviamente a votare favorevolmente in modo tale da dare possibilità ai cittadini di avere una rete idrica almeno da questo punto di vista minimamente con degli interventi minimali. Nicastro, da consigliere. Grazie signora Presidente, colleghi consiglieri, amministrazione comunale, signora segretaria, vice sindaco, dirigente Sursenti. Signora Presidente, io ho l'obbligo, ahimè, di rimarcare alcune cose, di smentire quello che poc'anzi è stato esposto da parte dell'opposizione. Poc'anzi abbiamo così sentito, ascoltato alcune lacune da loro esposte, tipo per esempio i Blea Acque che potrà avere dei finanziamenti. Io attualmente finanziamenti di Blea Acque non ne conosco. Questo tanto per cominciare. Quindi è falso questo. Quindi attualmente, al contrario invece, siamo invece il comune che va e tutto quello che vuoi, c'è la legge da aderire, per aderire, tutto quello che vogliamo. Intanto siamo un comune, l'amministrazione comunale, che sta lavorando e sta procedendo per eliminare le perdite idriche. Quelle perdite idriche, signora Presidente, che anche noi dicevamo in campagna elettorale. Non è vero che noi in campagna elettorale dicevamo che il problema, che a Vittoria non c'erano perdite idriche. Anzi, al contrario, io vorrei schiarire, vorrei ricordare a qualcuno che durante la gestione commissariale dei commissari a Vittoria, così, tanto per ricordare, c'era un movimento civico, un comitato, chiamato Comitato Acqua Bene Comune. E ne facevano parte persone, oggi che siamo amministratori, consiglieri comunali. E segnalavamo quei problemi durante la gestione commissariale, a differenza del centrodestra, della destra che se la stava a guardare. E non segnalava nulla. Si guardavano lo spettacolo e c'eravamo noi a segnalare ai commissari le problematiche dell'acqua, la mancanza d'acqua, le perdite che c'erano. E ci sono i video, ci sono i comunicati che parlano, che eravamo lì nei quartieri quando loro non c'erano, perché loro non c'erano nei quartieri, c'eravamo noi a metterci la faccia, a segnalare anche una semplice perdita idrica. Quindi avevamo già contezza che non era facile amministrare la città. Ce l'avevamo già questa contezza, altrimenti non ci fossimo candidati, non ci saremmo candidati, pardon. Grazie professoressa, lei mi corregge anche grammaticamente, la ringrazio, ma vedete politicamente poi scadete in questo, perché scadete in questo, voi fate della grammatica, alla gente poi interessa che fate qualcosa, alla gente interessa che proponete qualcosa, ma proponete le cose, invece siete un'opposizione che vota, addirittura vi astenete su alcuni finanziamenti importanti per la città. E vi mettete a cura se magari qualcuno può sbagliare, ma sbagliando si impara e chiaramente tutti possono sbagliare, anche lei sicuramente molte volte sbaglierà. Detto ciò, Presidente, e grazie comunque per la correzione, Prof. E detto ciò, Presidente, io ci tenevo a comunicare questo, a dire questo, che questa amministrazione comunale oggi assiste a un'opposizione che prima si lamenta che a Vittoria manca l'acqua, si lamenta che ci sono le perdite idriche, si lamenta di un'amministrazione comunale che se ne frega nei confronti dei cittadini, attacca sempre il sindaco perché poi non dormono la notte, ce l'hanno sempre col sindaco, però poi ci si astiene in un atto da votare, alla quale descriviamo e diciamo che abbiamo bisogno di un mutuo di 400.000 euro per riparare le perdite idriche. O se dite, lasciamo la città con le perdite, ditelo ai cittadini che la città, voi non me ne frega nulla se in città ci sono le perdite idriche, a noi questo interessa e cerchiamo tutti i mezzi che la legge ci può dare, che gli enti possono darci per poter risolvere il problema, perché poi quando manca l'acqua a Vittoria nelle case, la faccia ce la mettiamo noi che siamo l'amministrazione. Voi opposizione
opposizione non ce la mettete la faccia. Voi opposizione siete lì a segnalare la perdita idrica, ma non proponete ciò che fare per le perdite idriche. Non lo proponete, anzi, dite che avevate ragione voi. Siete contenti che stiamo votando quest'atto e quindi vi stiamo dando ragione secondo il vostro pensiero, però poi vi astenete nel votare un atto importante come questo. Così come, Presidente, è grave astenersi ad un atto simile. L'atto è unico. L'atto è unico e prevede anche la costruzione di un asilo nido. Ci sono delle variazioni di bilancio. La città di Vittoria è senza asili nido. Siamo l'amministrazione comunale che con il PNRR, che non è una fortuna avere il PNRR, anzi, può essere sì una fortuna. La fortuna aiuta sempre gli audaci e quando c'è il PNRR bisogna gestirlo. Non è facile gestire il PNRR, non è facile gestire i tempi ristretti del PNRR, non è facile gestire tutta la burocrazia che c'è per presentare tutto l'iter progettuale. Ragione per cui, Presidente, io volevo semplicemente menzionare e dire ai cittadini che questa amministrazione comunale, indipendentemente da tutte le scelte, poi una scelta può essere per voi consona oppure no, ma c'è un dato di fatto che stiamo raggiungendo gli obiettivi, stiamo iniziando quantomeno a raggiungere gli obiettivi, cioè quello di cominciare a riparare le perdite idriche in una Sicilia, come diceva poc'anzi il collega Prelati, alle prese con la siccità, con un governo regionale che non ha fatto nulla, nulla ha fatto. Non ha fatto nulla, anzi il ministro Musumeci ha detto arrangiatevi, tant'è che ultimamente abbiamo appreso dai giornali che c'è una combutta tra Schifani e Musumeci. Questo è il centrodestra. Siccome noi siamo l'amministrazione di Vittoria e siamo l'amministrazione che non ci possiamo permettere nemmeno di fare un minimo errore, quantomeno cerchiamo di evitare gli errori e non possiamo permettere che i cittadini rimangano senza acqua a casa, noi andiamo avanti con questo atto. Io mi auguro che qualcuno magari possa votarlo favorevolmente, ma non per chiedervi una cortesia, ma quantomeno avere quel senso di responsabilità nei confronti dei cittadini che oggi, a vostro dire, si lamentano che sono senza acqua, si lamentano delle perdite, però poi voi votate, anzi vi astenete a un atto importante come questo, dicendo, poi mettendo tutta la questione di bleacque per creare soltanto allarmismo, confusione, per far sì che i cittadini poi magari non possano comprendere di cosa stiamo parlando. E allora stiamo parlando di votare un atto che prevede 400.000 euro per riparare tutte le perdite idriche in città, che sono tanti, stiamo parlando tutte quelle che intanto abbiamo, tutte quelle possibili, ci mancherebbe altro, e soprattutto variare in bilancio, iscrivere in bilancio queste somme che serviranno per costruire un altro asilo nido, cosa che la precedente amministrazione comunale a guida Fratelli d'Italia non ha saputo fare. Grazie. Presidente, posso fare una domanda al dirigente, anche se era scaduto il termine, mi è venuto adesso. Prego, perché poi c'è Scudere e Dieli. Sì, no, la domanda è, questo mutuo poteva essere spalmato su un periodo di tempo diverso rispetto ai 30 anni? Cioè, per esempio, l'amministrazione poteva decidere di farselo, di pagarselo nei suoi 3 anni? Non esiste un mutuo per 3 anni, le convenzioni vengono date direttamente alla Cassa Depositi e Prestiti. Quindi è la Cassa Depositi e Prestiti che dice se 5, 10 o 30? Sì, se non sbaglio potevamo scegliere tra 25 e 30. Tra 25 e 30? Sì, ok. Grazie Presidente, signori consiglieri, amministrazione e dirigenti. Ma Presidente, io come ogni volta mi prendo degli appunti per fare i miei brevi interventi, ma poi alla fine salta il programma, perché ascoltare le dichiarazioni dei nostri amministratori è davvero molto, molto simpatico, sì, devo dire che è simpatico, perché io non capisco la preoccupazione che ha l'assessore e gli altri amministratore che stasera sono qui in consiglio comunale, nella preoccupazione che noi non votiamo quest'atto. Perché vi preoccupate? Ormai avete la maggioranza,
gli ultimi eventi politici dimostrano che vi siete sistemati, perché quando si viene in consiglio comunale noi non è che sappiamo le notizie che accadono a Palazzo Iago, non le sappiamo. Le sappiamo qui dentro, quando vediamo le votazioni, quando vediamo dove si siedono i consiglieri di maggioranza, lo vediamo da ieri ero col sindaco, oggi non lo sono, ieri difendo di Bleacqua, oggi non la difendo, questo è il problema. Quindi chi blocca la città, caro Presidente, non è questa opposizione che cerca di fare gli interessi dei cittadini, chi blocca questa città? E questa amministrazione politica, questi consiglieri che non fanno altro che disturbare il sindaco nella sua attività amministrativa per chiedere questo o per chiedere altro. Questa è la mia sensazione, non ho le prove, però questo è il dato. Non è il dato che l'opposizione blocca l'attività amministrativa e la città di Vittoria, sono i giochi di palazzo e i giochi di potere e i giochi di poltrona che rovinano questa amministrazione. Ma andiamo all'argomento di oggi, variazione di bilancio, che è un atto espressamente tecnico, e io infatti la mia breve così analisi la pongo agli amministratori, non sicuramente ai dirigenti. Ci stiamo facendo un mutuo di 400.000 euro. E allora vi spiego qual è la nostra visione, la visione dell'opposizione di gestire l'ente comunale, o di come la pensiamo. Un mutuo di 400.000 euro in un periodo in cui voi avete detto spessissime volte che siamo in difficoltà economica, che siamo in dissesto, che avete trovato un ente comunale sul baratro, mi sembra inopportuno fare un mutuo di 400.000 euro, perché un buon padre di famiglia, prima che si fa un prestito, deve vedere come è situato con le proprie finanze, e questo è sicuramente un indirizzo politico, non è che è chiaro che uno non ce l'ha con i dirigenti. Perché fare un mutuo? Fare un mutuo di 400.000 euro, c'è un programma? Avete continuato il lavoro dei commissari? Stiamo continuando il lavoro dei commissari che hanno speso 500.000 euro per verificare la rete idrica, per verificare dove erano le situazioni da correggere. Questo io mi chiedo, perché non solo non sono d'accordo sul fatto che in un periodo in cui l'ente comunale non ha soldi deve fare un mutuo, ma lo state facendo questo mutuo? Stasera approverete questo mutuo? C'è un programma? A chi la darete quest'acqua? Al quartiere X o al quartiere Y? Avete individuato quali sono le reti principali da correggere? Oppure chiediamo questi 400.000 euro e poi vediamo, un giorno facciamo qua, un giorno facciamo là, o magari si spendono su altri capitoli, che è già successo. Questo mi chiedo io. C'è programmazione in questa amministrazione? No. Io vedo che tutti i giorni si va avanti così, all'improvvisazione. Un altro quesito che mi ponevo era questo. Nello scorso consiglio comunale avete affermato che l'assessore al bilancio e anche gli altri amministratori, caro Presidente, hanno affermato che le tasse comunali con questa nuova amministrazione sono aumentate, che sono aumentati gli introiti, che hanno fatto un buon lavoro, a discapito delle vecchie amministrazioni invece che chiudevano un occhio e non facevano pagare la tassa ai cittadini. E allora mi chiedo, se gli introiti, grazie all'amministrazione Aiello, sono incrementati, se le tasse sono aumentate, per quale motivo stiamo facendo questo mutuo? Non bastava attingere da queste tasse che state riuscendo ad ottenere? Questo è un discorso molto semplice che credo che l'uomo della strada, il cittadino comune, si pone. Se le tasse le state prendendo, perché non li spendete per la rete idrica? A che serve fare un mutuo di 400.000 euro che costerà appunto alle casse comunali e ce lo porteremo dietro per molti anni? Questo è un altro quesito che mi chiedevo. Il discorso di Bleacque, non è che noi ragioniamo a convenienza sui Bleacque. Comunque i Bleacqua c'è il problema, esiste, e penso che bisognava aspettare
qualche mese, qualche annetto magari, per vedere com'era la situazione, e magari era Ibleacque che si caricava di questa spesa. Perché mi rifaccio all'intervento del mio capogruppo, perché quello che non capiamo è: ma se Aiello dal primo giorno ha detto che il problema dell'acqua non esiste, io stesso ho presentato un'interrogazione comunale e lui quella volta si presentò in consiglio comunale e mi rispose nell'interrogazione comunale: presidente, c'è qualche telefonino o qualche cosa ad alto volume, se cortesemente si può abbassare, grazie. Quindi io presentai un'interrogazione comunale sulla crisi idrica a Vittoria, è stata una delle prime interrogazioni comunali che ho presentato. Quella sera venne il sindaco, quella sera il sindaco dichiarò apertamente, come ha detto il collega Vinci Guerra, che il problema dell'acqua a Vittoria non esiste, che lui magicamente dopo due giorni ha risolto il problema. Quindi quello che ci chiediamo è: ma se il problema non esiste, perché questi 400.000 euro per il mutuo? Caro assessore Prelati, perché è inutile, presidente, che lei dice, parla da consigliere o da assessore, è un assessore dell'amministrazione Aiello, cioè non è che possiamo nascondere le cose, quando parla è un assessore. Non lo sto offendendo, assessore, stia sereno, non lo sto offendendo. Noi viviamo sulla terra, Fratelli d'Italia e l'opposizione vive sulla terra, perché le persone che vivono sulla terra, quando pensano di fare un mutuo di 400.000 euro, prima intanto devono capire per che cosa devono spenderlo, per che cosa devono impiegarlo, se è il caso di impiegarlo. E da buoni padri di famiglia, visto che voi ci avete detto che i soldi in cassa non ci sono, non è il caso di spendere tutti questi soldi. 13.000 euro, che lei dice 13.000 euro, costa solo 13.000 euro l'anno. Bene, visto che le tasse state riuscendo a riscuoterle, semplicemente li potete prendere dalle tasse che pagano i contribuenti vittoriesi. Questa è la nostra linea politica. Noi ci saremmo aspettati programmazione e coinvolgimento, perché non mi pare che chiedere il voto all'opposizione, accusandoci di essere responsabili, vada di pari passo con condividere con noi certi problemi, condividere con noi certe situazioni. Si va in consiglio comunale con l'atto già pronto, due giorni prima in commissione, senza avere contezza di quello che volete raggiungere, perché è chiaro che ci sono degli atteggiamenti politici che lasciano a desiderare. Perché sul problema dell'acqua potremmo aprire questa sera un'enciclopedia, no? Un libro, perché allora io vi chiederei: cosa state facendo per organizzare la distribuzione dell'acqua? Perché a noi arrivano lamentele dei cittadini, con nomi e cognomi e con fatti, che la distribuzione dell'acqua avviene a secondo le simpatie, e io mi assumo le mie responsabilità di quello che dico, che si scavalcano le file, che decide l'assessore di turno a chi dare l'acqua, a chi non darla. Questi sono i problemi che si pongono i vittoriesi. Perché c'è gente che aspetta l'acqua da 20 giorni, da 15 giorni, l'autobotte, e non viene servito, non viene risolto il problema. Invece ad altri soggetti il problema viene risolto. Questi sono i problemi che i cittadini si pongono. E sa perché noi ci asteniamo, assessore? Noi ci asteniamo a questo atto, oltre ai problemi che ho detto, per il discorso che noi non ci stiamo più, almeno io non ci sto più, a tenere il gioco a dei consiglieri di maggioranza, a un'amministrazione che un giorno ce l'ha col sindaco e cerca la spalla nostra per risolvere i problemi o per attuare degli atti della città. Un altro giorno invece, a secondo quello che gli viene promesso, cambiano atteggiamento. Allora noi, con coerenza, da questo momento in poi voteremo sì gli atti importanti per la città di Vittoria, perché nessuno di noi qui è contro il fatto che ai cittadini di Vittoria venga data l'acqua, che è un diritto sacrosanto, soprattutto perché le bollette vengono pagate. Ma è chiaro che non staremo più al gioco politico vostro. Grazie. Vieni. Grazie, presidente.
intervenire, perché già gli interventi dei colleghi di opposizione Fratelli d'Italia sono stati abbastanza esaustivi, completi, però a sentire le dichiarazioni dei consiglieri comunali barra assessori, poi è spontaneo che uno necessariamente, perché poi ci accusano di non avere, di avere memoria corta, quando invece le cose, oltre a non avere, sono loro a non avere memoria corta, anzi a mistificare alcuni atteggiamenti. Mi riferisco a quello che diceva l'assessore Prelati quando parlava della regione che non ha fatto nulla. Io così, guardando velocemente, ho visto che hanno stanziato, la regione ha stanziato 20 milioni di euro per i progetti, praticamente ai comuni che possono fare dei progetti, quindi a livello di progettualità per quanto riguarda le condotte idriche, i sistemi di sollevamento e nuovi, eventualmente nuovi pozzi. Poi 90 milioni per i dissalatori, dissalatore di Porta Empedocle, di Gela e di Trapani. E poi ancora altri 20 milioni per sostenere le aziende agricole, diciamo gli allevamenti per quanto riguarda i foraggi. Questo è stato un primo approccio così sul telefonino per vedere, per in qualche modo smentire quello che si dice. Io, cari colleghi, quando siamo qua in Consiglio Comunale rappresentiamo le istituzioni, io mi astengo dal dare dei giudizi che, su cose che non conosco, a dire di dare delle informazioni quando non sono veritiere, oppure uno, perché è normale che uno può anche non sapere determinate informazioni, però non darle. Quindi è una cosa corretta, è un problema di correttezza in genere. Allora, per quanto riguarda la crisi idrica, allora chiaramente Vittoria ha sofferto questa crisi idrica, ma è una sofferenza che parte da lontano. Non è, oggi si è acutizzata la cosa perché c'è stato un problema generale delle falde che si sono, diciamo, in qualche modo quasi prosciugate perché la mancanza della pioggia. Lì ne abbiamo parlato, io l'altra volta in Consiglio Comunale lo dicevo, che occorre creare all'amministrazione comunale, può essere anche capofila per quanto riguarda dei ragionamenti che riguarda il tema ambientale, energie alternative, eccetera. Allora, per quanto riguarda invece, scusate che io mi attengo al prospetto perché sono degli appunti che avevo preso, su Ibleacque sono state dette delle bugie. Noi abbiamo fatto un incontro con rappresentanti istituzionali degli altri comuni della provincia, in Fratelli d'Italia, erano tutti presenti i comuni e rappresentavano le istanze dei cittadini, non c'era, anche perché Fratelli d'Italia non è che rappresenta Ibleacque, ci mancherebbe. Quindi dicevano che tutti i comuni o quasi tutti i comuni avevano avuto, diciamo, beneficio dall'adesione a quello che era Ibleacque, e se c'erano stati dei problemi derivavano da incomprensione, io li chiamo incomprensione, fra l'utente e l'amministrazione comunale che gestiva sta cosa, praticamente. Ascolta, nel momento in cui chiedevano al cittadino, all'utente, quant'era il consumo, un cittadino pensava, dice, beh, ora io gli dico che consumo per esempio 100 metri cubi in un anno, per ipotesi. Chiaramente per 2 anni, 3 anni, gli arriva, per 1 anno, 2, gli arriva l'acconto pagando questo. Poi quando in realtà vanno a leggere i contatori e vanno a vedere che il consumo non è 100 ma 500, chiaramente la bolletta, certo, che gli arriva alle stelle, perché non è stato congruo il conteggio dell'approssimativo che hanno dato i cittadini. Quindi un problema è quello. Poi il fatto di non entrare, che qualcuno esaltava, approvava la decisione del sindaco che riguardava la non adesione all'Ibleacque, io volevo dire che non è stato il sindaco che ha voluto questo, ma le congiunture che si erano create, cioè i pozzi, e qua ci sono presenti
l'assessore Campailla, ci sono i pozzi che praticamente, l'ha detto, io non è, io ripeto le cose che ho sentito qua quando è venuto il dirigente di Bleacque, hanno detto che praticamente i pozzi che abbiamo noi a Vittoria, per esempio, hanno una portata di, li paghiamo per una portata di 20 litri al secondo, e poi nella realtà, nella pratica, il comune ne beneficia di 12, di 15, di 16. Quindi c'era anche questo problema, c'era anche questo problema. Quindi è stata una gioco forza l'amministrazione comunale. Poi rispondo, io l'ha detto qua un dirigente di Bleacque, non l'ho detto io. Poi per quanto riguarda l'assessore Nicastro diceva che non abbiamo avuto benefici per quanto riguarda i finanziamenti eccetera, io volevo modestamente dire 40 milioni di euro per quanto riguarda il depuratore, questo l'ha potuto ottenere il comune di Vittoria perché fa parte di Bleacque, perché dobbiamo tutti sapere che ormai sia la gestione 45, quello che è, io ripeto, ormai assieme alla gestione dei rifiuti, la gestione delle risorse idriche vengono fatte da società di gestione, come in questo caso. Poi volevo sapere, nulla questo, sul fatto, il problema, i colleghi dicevano, e dicevano bene, il problema è che manca, non è la questione di andare dei 400.000 euro per quanto riguarda il finanziamento. Chiaramente dovete necessariamente intervenire, perché ci sono queste emergenze. Ma il problema che diciamo noi facciamo un altro compito, è quello del consigliere comunale di opposizione, ma no che siamo oppositori alle iniziative meritevole, ma è una critica che noi muoviamo perché manca la progettualità. Per esempio il progetto dei 6 milioni, se non sbaglio, così sentivo dire, che c'è da, che avevano predisposto i commissari. Io penso o buono o meno buono o cattivo, c'è un progetto che avevano cercato di portare avanti. Io penso, così come è stato per quanto riguarda il piano regolatore, il sindaco l'ha bloccato perché ha un'altra idea, ma almeno parliamone, che fine ha fatto questo progetto, che ripeto, non possiamo utilizzare un finanziamento del genere perché sarebbe a carico dei cittadini, quando invece se fossimo entrati in Bleacque avremmo potuto avere anche questa opportunità. Quindi volevo dire anche un'altra cosa, per esempio c'è una ditta che coadiua la gestione idrica che è la Pegaso, cioè questo, ripeto, non so, sono certo di questo, che distribuiscono l'acqua con le autobotte, ma avete fatto un calcolo per esempio per quanto riguarda quanto si spende e quanto avremmo potuto spendere eventualmente con l'acquisto di un'autobotte da parte del comune? E sì, allora perché pagate la Pegaso? Non ho capito qual è il compito della Pegaso, di andare a distribuire l'acqua Pegaso, ci sono degli operai. Non c'è più. Boh, comunque c'è stato. Quindi, ripeto, il problema è, non è i 400.000 euro, ripeto, perché è un'emergenza, ma perché questa amministrazione in questi 3 anni non abbiamo visto un passo avanti, una progettualità. Per esempio, oggi se aveste voi portato questa variazione di bilancio e assieme a questo, magari, no, chiaramente, in contemporanea, un progetto da finanziare, importante, che avrebbe potuto fare per esempio il progetto della rete idrica, abbiamo questo progetto, per fare questo dobbiamo intervenire, ma oggi spendere questi soldi importanti così per riparazione, che riparazione non è una progettualità, è tamponare, per me è una cosa importante nell'immediato, però un'amministrazione dovrebbe puntare ad altro più importante. Grazie. Non ci sono altri interventi? No, intanto se ne parla dall'amministrazione, poi facciamo le grazie a lei. Grazie signora Presidente, signore e signori consiglieri. Io sono contento del dibattito di oggi perché abbiamo chiarito finalmente le posizioni di tutte, politiche nel merito delle cose. E abbiamo chiarito
con mia anche stranizzazione, non so se si può dire, mi correggono, stranizzazione, mi piace ciò, che chi ha rivendicato per anni da questa amministrazione una visione, magari non l'hanno avuta, però l'ha rivendicato per anni, oggi si pone il problema di dire, e durante la campagna elettorale si sono posti il problema che il sindaco o comunque quella compagine elettorale aveva detto che non c'erano problemi, che appena saremmo arrivati avremmo risolto il problema dell'acqua. È chiaro che di fronte a questa situazione è facile dire che il problema dell'acqua non poteva essere risolto solo ed esclusivamente attraverso l'intervento strutturale. Occorrevano quello che dicevamo noi, quello che stiamo mettendo in campo, è quello di avere una politica dell'acqua. E probabilmente nessuno si è accorto, perché evidentemente si accorgono delle cose che fanno vedere, vogliono fare vedere, nessuno si è accorto che già il tema dell'acqua e della politica dell'acqua ha ampliato la rete idrica di Vittoria. La rete idrica di Vittoria non è la stessa rispetto a quella che abbiamo trovato, che ci ha restituito la città nel momento in cui ci siamo insediati. È diversa, perché ci sono state scelte di manutenzione, scelte di reperimento di pozzi, scelte di modalità di gestione della risorsa idrica, che evidentemente ci hanno consentito di non andare a finire, proprio nel bel mezzo della situazione idrica siciliana e meridionale, nelle stesse condizioni di comuni come quello di Gela, in cui le famiglie sono costrette a protestare perché non hanno l'acqua, come quello di Agrigento, per non dire di tutte le altre aspetti che sono venuti fuori per quanto riguarda il tema della siccità. Lo dico questo perché è chiaro, noi abbiamo scelto questa strada, la strada di una politica dell'acqua, perché una visione impone di avere una politica dell'acqua. E abbiamo avuto dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Ci potrà essere sicuramente l'autobotto, è stato necessario per molti versi, e sicuramente saremmo intervenuti, lo voglio ricordare al consigliere Dieli, quando rivendicava la necessità dell'acqua, una struttura sanitaria che riguardava era il centro dialisi, e di fronte al fatto che c'era un intervento urgente da fare per una struttura sanitaria, io stesso ho chiesto esplicitamente che quella fosse la priorità. Sono intervenuto, lo ammetto. Sono intervenuto non perché c'era una richiesta di un consigliere, ma perché c'è una richiesta legittima, ovvia, giusta, alla quale si doveva rispondere. E questo è successo, non mi vergogno a dirlo, non è necessario ribadirlo. Il problema è, se attorno a questa vicenda, a una politica dell'acqua, se mi consente Presidente, non vorrei, sento un brusio, non riesco a parlare, per favore. Se attorno a questa vicenda e alla politica dell'acqua ci sono delle cose che bisogna fare, e in che modo le facciamo? Manca la progettualità, è stato detto. Ma voi vi rendete conto delle cose che si dicono? Cioè, rispetto a una richiesta di mutuo di 400.000 euro, che la Cassa Depositi e Prestiti eroga solo se c'è un progetto, perché questa è la prima e unica garanzia che evidentemente chiede l'ente erogatore di credito, tradizionalmente struttura pubblica per i soggetti pubblici, e mi si viene a dire non c'è il progetto. Impegneremo per 30 anni le casse del Comune, quindi i soldi dei cittadini. Ma badate che il Comune di Vittoria, anche nel bilancio che abbiamo testé approvato in giunta, su mia proposta e su iniziativa del dirigente del bilancio, in anticipo rispetto ai termini che evidentemente la norma ci assegna, non è previsto alcun mutuo. E in questi 3 anni abbiamo dovuto, finanziare, sostenere i mutui che altri, in altre occasioni, in altre esperienze, sono state. Perché la scelta per noi è quella di trovare modalità di finanziamento e di realizzazione dei servizi attraverso fonti diversificate, che non possono essere semplicemente il fatto che stiamo incassando, stiamo riuscendo. Lo rivendichiamo,
Consigliere Scudero, lo rivendichiamo il fatto che in un anno siamo usciti dal deficit strutturale, lo rivendichiamo, ma contemporaneamente non abbiamo mai detto che le condizioni in questo momento del Comune di Vittoria dal punto di vista finanziario sono rosee. Abbiamo detto che stiamo lavorando per tenere in equilibrio il bilancio e in parte ci stiamo riuscendo anche grazie a una politica della riscossione, a una politica del recupero dei crediti che evidentemente è il Comune, perché è molto più pesante, lo voglio dire, andare a sostenere 8 milioni di spesa tutte in una volta per fatture energetiche non pagate da altre amministrazioni, perché è molto più pesante gestire 96-94 milioni di euro di residui attivi, perché significa che dobbiamo trovare un modo, perché poi se il Comune andasse in dissesto, poi sì che la pressione fiscale sui cittadini sarebbe incontrollata e incontrollabile. Perché le politiche sono quelle che in qualche modo ci aiutano ad andare avanti a costruire le cose che abbiamo costruito. Non è per virtù dello Spirito Santo che siamo riusciti a contenere l'aumento della Tari, anche se voi continuate a dire che chissà quale aumento è stato un aumento normale, lieve rispetto ad altre città che, guardate, non voglio accusare di nulla, ma hanno le difficoltà e hanno difficoltà a mantenere il livello della tassazione comunque sempre negli stessi livelli, e gli aumenti sono di questa natura. Allora, queste sono le scelte di natura economica e finanziaria. Innanzitutto, l'ho sempre detto, lo ripeterò volta per volta, è quella della rivendicazione del mantenimento degli equilibri del bilancio. E se questa scelta di accendere un mutuo di 400.000 euro la possiamo fare, perché abbiamo gli strumenti finanziari in ordine, non sani, non senza difficoltà, ma in ordine, perché questo è il faro che noi abbiamo davanti per portare una città, da come l'abbiamo trovata, con tutte le difficoltà che abbiamo riscontrato, a una città che può comunque guardare con un minimo di ottimismo al suo futuro, non al futuro immediato, al futuro dei prossimi anni. E se noi su questo terreno non teniamo la barra dritta, questo non succederà. Allora io mi chiedo e vi chiedo, anche le scelte, diciamo così, di difendere storiche politiche dell'acqua che ci sono state, pensate al bacino di Giardinello. Il bacino di Giardinello è stato oggetto anche di interesse, qualcuno ci voleva entrare, e rompere il meccanismo di solidarietà che c'è tra il Comune di Vittoria e il Comune di Gela, che per anni anche con legge è stato in qualche modo organizzato, realizzato e si è mantenuto per anni. E qualcuno quest'anno ci ha tentato di rompere questo meccanismo, e difendere questo significa avere una politica dell'acqua, significa avere la capacità di dire, nel momento in cui ci confrontiamo anche con Sicilia Acque, che noi consideriamo che sia stato un errore almeno assegnare, contrattare questa modalità di cogestione della rete idrica, anche questo tipo di dialettica e di difficoltà sono anche frutto del fatto che noi abbiamo una scelta, abbiamo fatto delle scelte che sono di politica più generale, che oggi ci consentono di dire: noi possiamo andare avanti, oggi abbiamo bisogno di investire 400.000 euro nella manutenzione straordinaria, non parliamo della manutenzione ordinaria, ma manutenzione straordinaria. E su questo abbiamo investito il Consiglio Comunale, abbiamo portato quest'atto in Consiglio Comunale, e l'abbiamo portato anche perché siamo consapevoli che anche le scelte che abbiamo fatto nei rapporti anche con Iblea Acque sono scelte che sono state oculate e intelligenti, perché badate che non è stato semplicemente una fase, quella in cui avevamo consegnato, perché occorreva farlo, il sistema idrico a Iblea Acque, che poi ci ha restituito, e l'abbiamo messo in un atto pubblico, se qualcuno lo dovesse smentire o dovesse dire che cosa c'è cosa diversa, avrebbe dovuto smentirlo e non l'ha fatto. Iblea Acque ci ha detto non che i pozzi erano stretti, avevano una portata che non era quella regolare, ci ha detto che non ero nelle condizioni di farlo, per le condizioni che avevamo chiesto noi per difendere la nostra tenuta economica e finanziaria e ottenere dai Bleacco la possibilità di...
ci arrivo, sto concludendo, grazie Presidente. Allora, quando ancora continuiamo a giocare su queste cose, bleacque, non i bleacque, noi siamo quel comune che è riuscito a dire le stesse cose al suo interno, in consiglio comunale e anche nelle riunioni a livello provinciale, perché potete dire tutto quello che volete, ma anche i sindaci, gli amministratori, non della mia parte politica, anche, no, a meno che a Comiso non governiamo anche noi, non hanno detto che il problema era quanto i cittadini dichiaravano. Il problema è un altro, non c'è la capacità di gestire i sistemi idrici e anche i sistemi tributari rispetto a questo tipo di situazione da parte di una società che ha difficoltà, alla quale siamo stati tutti costretti, e l'abbiamo dovuto ammettere, di aderire. Allora io mi chiedo e vi chiedo, è possibile ragionare in questi termini con la serenità necessaria? Io penso di sì, e con la serenità necessaria io vi dico che quanto stiamo portando non ha solamente da fare della considerazione di ordine tecnico, anche di ordine politico, ma di ordine politico concluda, nel quale tutti noi ci siamo ritrovati e dobbiamo fare una scelta: andiamo verso la continuazione di questa politica dell'acqua, di questa politica della tenuta dei documenti finanziari, di questa politica che in qualche modo dia una prospettiva di futuro alla nostra città, oppure fare altre cose? Questa è la domanda, non ci sono altre considerazioni, su questo credo che bisogna rispondere. Grazie. E il Consiglio Comunale è chiamato a dare un voto favorevole o contrario o d'astensione su questa prospettiva. Grazie. Non ci sono altri interventi? Per dichiarazione di voto, Presidente. Prego, consigliere Cannata, Mascolino, Tartini, Biondo. Dichiarazione di voto, non interventi. No. Sto cominciando adesso, ho già 20 secondi in meno. E da questa discussione, Presidente, credo che siano scaturite tutte le contraddizioni di questa amministrazione ed è per questo che il mio gruppo, come già anticipato dal capogruppo, si asterrà. Ma diciamo, questa valutazione, al di là delle evidenti posizioni politiche, comunque scaturisce dal fatto che, come ogni volta in quest'aula, si prova a fare confusione tra una serie di concetti che in effetti questa sera non c'entravano nulla, perché noi ci siamo permessi di sollevare due problematiche: quella dell'opportunità di contrarre un mutuo e quindi di gravare sulle casse dell'ente per i 30 anni successivi. Sono 13.000 euro l'anno, però se io voglio fare una cosa la faccio con le mie risorse, non con quelle delle amministrazioni che amministreranno nei prossimi 20 anni. E in secondo luogo il fatto che questa infrastruttura avrebbe potuto essere realizzata altrimenti. Quindi verrebbe da chiedersi, rispetto a tutte le discussioni che sono state fatte, che cosa c'entra il problema atavico della siccità in Sicilia. Abbiamo citato la Regione, tutti gli altri comuni, perché se non ci fosse la siccità in Sicilia, Presidente, però almeno al microfono spento, perché si sente, cioè è fastidioso. Perché se in Sicilia non ci fosse siccità con una rete colabrodo qual è quella vittoriese, il problema verrebbe meno e noi non avremmo avuto bisogno di questo mutuo. Cioè è il solito gioco dello scaricabarile a cui giocano questi amministratori, che quando devono spendere soldi devono sempre dare la colpa a qualcun altro. La rete idrica di Vittoria non viene manutenuta, penso, almeno da 50 anni, 40 dei quali avete amministrato voi, per cui non vedo oggi con chi ce la vogliamo prendere se abbiamo tutte queste perdite idriche che necessitano di interventi immediati. Quello che invece va sottolineato è che sulla questione Blea Acque, questa parte da eroi che vi siete autoassegnati,
determinata è una parte che fra qualche mese o qualche anno qualcuno piangerà per conto vostro, perché come io ho già chiesto in commissione e come è stato chiarito e come è evidente a chiunque mastichi due concetti base di diritto, se io sono socio di una società partecipo almeno ai costi di sussistenza della società, le spese dell'amministratore, le spese dell'affitto. Queste sono delle spese che ad un certo punto ricadranno anche sul comune di Vittoria, il quale sarà tenuto a pagare, ne verrà fuori l'ennesimo decreto ingiuntivo, come le decine di decreti ingiuntivi delle società partecipate che noi riusciamo a collezionare anno dopo anno. E sono soldi, quelli sì, che sottraete alle infrastrutture, perché i decreti ingiuntivi e le cause e tutto il contenzioso che fate moltiplicare, quelli sono... 5 minuti sì, per la dichiarazione di voto. Me ne aveva tolti 20 secondi prima e uno ancora manca. E quindi no, a 5 minuti e 20 secondi minuti. Mi fermo, lo so, Presidente. Quelle sì che sono risorse che sottraete alle infrastrutture e alle spese utili per la città. Dopodiché un buon padre di famiglia che aveva delle risorse limitate, prima di assumere i dirigenti a 120.000 euro l'anno, prima di assumere personale di cui si poteva fare a meno probabilmente, diceva: qual è il primo problema di questa città? La manutenzione della rete idrica. E allora io la rete idrica la sistemo con i soldi della mia amministrazione, poi se c'è tempo i dirigenti me li assumo dopo. Per ora possono lavorare anche come facenti funzioni. Invece abbiamo avuto fretta di incamerare posizioni e poltrone e oggi i cittadini si vanno a fare a pagare il mutuo. Bravi. Grazie consigliera Cannata. La Mascolino, poi Artini mi aveva chiesto di intervenire, ma interviene il consigliere Prelati, considerato che il gruppo dell'MPA in aula non c'è più, visto che un solo soggetto non può essere formato, quindi ritorna al gruppo di appartenenza e il capogruppo è Aiello Sindaco e Prelati. Questo lo dici? Mascolino. Prego. Presidente, guardi, mia croce e delizia nella vita è quella di avere un'ottima memoria e dell'acqua in questo Consiglio Comunale, ne abbiamo parlato tante volte. Io voglio bene al Vice Sindaco e mi piace il suo modo di esporre le cose, però Vice Sindaco, quando lei mi dice che questa amministrazione in questi 3 anni ha dimostrato di avere una visione della politica dell'acqua, Vice Sindaco, no, ma proprio no, ma assolutamente no, e le ripeto no per il semplicissimo fatto che me lo posso permettere dall'alto della mia umile onestà intellettuale che mi porta a votare sempre i debiti fuori bilancio quando derivano da sentenze. Per quel che riguardano gli asili, non fate pressione sugli asili, perché io per la costruzione dell'asilo ve l'ho votato l'atto, quindi quando c'è da votare qualcosa per la città io sono sempre a vostra disposizione se è giusto farlo. Però sull'acqua io in questo Consiglio Comunale ho sentito. Allora, quando c'era da votare lo statuto di Bleacque, non era possibile non votare lo statuto di Bleacque, perché senza votare Bleacque avremmo perso tutti i finanziamenti, perché ormai i finanziamenti si danno per aggregazioni di comuni. E quindi dobbiamo votare Bleacque, dobbiamo votare Bleacque, i Bleacque era una cavolata. Quando si è parlato per quanto riguarda l'interrogazione, l'ha detto il consigliere Scuderi, abbiamo parlato dell'acqua in questo Consiglio Comunale in estate e praticamente in Commissione Assetto e Territorio, me ne daranno atto il consigliere Greco, la consigliera Zorzi e gli altri componenti della Commissione, io ho sentito con queste orecchie l'assessore Campailla dire: se troviamo il pozzo di Villa Melania e lo compriamo in una settimana
e in una settimana non avremo più problemi d'acqua a Vittoria. Siamo arrivati in consiglio comunale, il sindaco è saltato così, si è girato, che è stata una scena comica, verso Campanile gli ha detto: ma chi te l'ha detto una settimana? Ma quando mai una settimana? Dopodiché, sempre in quel consiglio comunale, che è stato un altro momento epico di questa amministrazione, c'è stato il momento in cui discutevamo, e devo dire che quando il sindaco si impegna e si trova in linea buona, discutere col sindaco è anche una cosa stimolante. Discutevamo della necessità dell'acqua a Vittoria, discutevamo della necessità del fatto che l'acqua venisse considerata come una risorsa preziosissima, al pari dei soldi, e discutevamo di questo dopo che un altro assessore, l'assessore Nicastro, ci aveva detto che se trovavano il pozzo a Villa Melania, ma chi se ne frega se avevamo le condutture con la brodo, tanto avremmo avuto abbastanza acqua per le prossime 5 città. Ed è stata una dichiarazione che è stata fatta in quel consiglio comunale, anche su quella il sindaco ha detto: no, non è esattamente così. E allora oggi venite a dirci che è necessario andare a fare dei rattoppi a una conduttura idrica della città di Vittoria, che è un colabrodo. Vi voglio solamente informare che la conduttura, la rete idrica della città di Vittoria, non sappiamo ancora, nel 2024, in una città che soffre di problemi di acqua da sempre, manco com'è fatta, perché non esiste una mappa di sta benedettissima rete idrica su cui si dovrebbe lavorare, non si sa manco, cioè andiamo a rattoppio, andiamo a vedere dov'è, quando c'è una perdita, dobbiamo cercarla la perdita, perché non si capisce manco com'è fatta rete idrica. Ora dobbiamo votare per 400.000 euro di mutuo, di rattoppo della rete idrica, che non sono altro, come avete detto voi, per un'amministrazione Bruscoletti, 13.000 euro ogni anno. Il problema per cui la opposizione stasera, mi sa che farà l'opposizione, la maggioranza, se vuole fare la maggioranza, che dice sì, ha detto sì ai bleacque, ora dice sì ai rattoppi, domani dirà sì a un'altra cosa, è semplicemente questo. Continuate a vantare una visione politica e sistemica su questo problema dell'acqua, che però poi, quando la realtà bussa alla porta, non esiste. Non esiste la vostra visione politica, e non lo dico io, non lo dice l'opposizione, che è fatta da gente brutta, sporca e cattiva, lo dicono i fatti, lo dice la realtà. E allora ve lo ripeto, il giorno in cui mi presenterete qui in Consiglio Comunale un progetto fatto per come si deve, con una visione del futuro, non a domani rattoppiamo la rete idrica, non per la prossima elezione, ma per la prossima generazione, sono pronta a discuterlo anche con voi, fino a quando si tratterà di... E intanto verifichiamo un attimo cosa fare. Oggi è bello, domani è brutto, domani tanto 13.000 euro l'anno, chi se ne frega. Questi atti, con questa visione della città del domani, ve lo votate da soli. Grazie. Grazie. Prelati. Sì, Presidente, per dichiarare il voto favorevole della lista Iello a questo emendamento, perché è un emendamento che traccia dal punto di vista sostanziale e amministrativo una differenza fra il modo di gestire la cosa pubblica e quello invece di affrontare l'emergenza quotidiana, perché quando si poi ricorre all'emergenza dell'intervento straordinario in somma urgenza, talvolta poi questi diventano dei debiti fuori bilancio e quindi con ulteriori aggravi e con ulteriori danni per l'amministrazione comunale. E poi ci lamentiamo dei debiti fuori bilancio che arrivano in consiglio comunale, laddove invece bisogna intervenire appunto con una somma urgenza per far fronte all'emergenza e dare risposte ai cittadini. E poi traccia un solco dal punto di vista politico, perché appunto la visione è completamente diversa, differente. Noi abbiamo una progettualità, tant'è vero che, come è stato detto, se non c'è una progettualità non si possono presentare poi richieste di finanziamento, e c'è una visione, e meno male che stiamo governando noi, cioè questa sera veramente sarebbe da
avere un'audience mediatica totalitaria, perché dalle dichiarazioni è stato detto chiaramente che è una scelta sbagliata quella di riparare la rete idrica a Vittoria, quando lo sanno anche i bambini che ancora devono nascere la prossima settimana, già prima di nascere, sanno che a Vittoria uno dei problemi, così come tra l'altro in gran parte dei comuni siciliani, è la rete idrica che fa colabrodo, è un colabrodo da tutte le parti. E poi si marca la differenza fra quelle che sono appunto le loro scelte politiche, come quella ad esempio, giuro che non è una barzelletta, cioè non è una barzelletta, quello che sto per dire non è una barzelletta. Tre giorni fa, quattro giorni fa, la Regione Sicilia ha emanato un finanziamento per l'acquisto di 900 bonus, 160.000 euro per i cittadini siciliani per l'acquisto di 980 lavastoviglie, siccome le lavastoviglie vecchie consumano assai, quindi 980 famiglie siciliane, su quanti siamo in Sicilia, forse un milione di abitanti, non lo so, 980 lavastoviglie per fronteggiare la crisi idrica. Questa è stata la motivazione alla base del finanziamento di 160.000 euro della Regione Sicilia per fronteggiare la crisi idrica. Cioè, cose da scherzi a parte, ma sono cose concrete e cose reali. E poi vengono qua in Consiglio Comunale a fare la ramanzina a questa amministrazione comunale, che invece ha il coraggio, l'idea, il progetto, fa la scelta di riparare la rete idrica sui bleacque. Ma come si fa a non capire che quando si è trattato di portare in aula l'approvazione, non è che uno ha la sfera di cristallo, che sa che poi dopo un anno, dopo sei mesi, dopo dieci mesi, la gestione è una cosa diversa rispetto all'attivazione, all'organizzazione, alla messa in piedi di una società importante per il futuro e lo scenario futuro, anche perché appunto, come è stato detto, si possono prendere dei finanziamenti. Ma poi la gestione è cosa diversa. E quindi invece di dire bravo Comune di Vittoria, brava amministrazione Aiello e Sindaco Aiello che state temporeggiando sull'affidamento della gestione ai bleacque e avete fatto bene a entrare in Sicilia, in bleacque, ma avete fatto altrettanto bene a temporeggiare e non affidare le chiavi della gestione. No, invece siamo criticati perché abbiamo votato l'ingresso in bleacque, ma non viene detto e aggiunto che invece è stato lungimirante il sindaco Aiello a temporeggiare sulla scelta appunto di affidarne la gestione. Quindi concludo con il voto favorevole della lista Aiello. Grazie Presidente, un saluto intanto a tutti i colleghi consiglieri e all'amministrazione. Abbiamo affrontato un consiglio comunale comunque stasera con, come dice ovviamente giustamente il Vice Sindaco, con serenità, perché stiamo confrontandoci su due diverse visioni della città. C'è stata una visione che fino a questo momento, intorno al 2020-21, aveva lasciato la città senza acqua, e poi ci siamo stati noi che oggi ci stiamo attivando affinché, attenzione, con una variazione di bilancio che è un atto tecnico, che avrebbe potuto coprire costi, avrebbe potuto spostare somme da un capitolo all'altro perché non ce la facevamo a rispettare il bilancio di previsione, e che invece in questa fase si conferma intanto tutta la buona fede e l'esperienza di un'amministrazione che conferma i bilanci di previsione fatti mesi prima, e quindi vota una variazione di bilancio che dà non una sola forma di prospettiva, ma due forme di prospettiva futura, proprio per le future generazioni. Uno, l'asilo nido, che spero si riempirà di bambini e di insegnanti e che quindi dia posti di lavoro nella città di Vittoria. Due, interventi strutturali alla rete idrica. C'è stato un consigliere che ha detto che i commissari avevano già iniziato un lavoro di ammodernamento della rete. Vero è, ma con quale somme? Il comune di Vittoria è stato un comune sciolto per mafia e a causa di questo il comune ricevette un importo che fu, diciamo,
acqua, linfa per il comune. I commissari dovettero spenderlo e siccome ad esempio nel mio quartiere l'acqua non arrivava mai, hanno deciso finalmente di renderci cristiani, umani, perché io sfido chiunque a stare senza acqua e a far fede sugli approvvigionamenti e sulle autobotte che tra virgolette circolavano in modo illegittimo per tutta la città senza che i consiglieri che oggi decantano legalità, legalità, legalità abbiano speso una parola. Diciamo che tutto questo è pura incoerenza, ma l'incoerenza non nei confronti della bandiera, del partito, di quello, dell'altro, di quell'altro deputato, dei quali noi francamente abbiamo una stima, un rispetto, abbiamo dei riferimenti, ma non siamo così legati, avvinghiati. Abbiamo un senatore a Vittoria che non ha mai speso una parola su acqua e su sanità. Abbiamo un attacco che non funziona e non se ne parla. Quindi la visione, diciamo che manca eventualmente a 360 gradi, ma qua si tratta di ridare dignità alla città di Vittoria con queste due variazioni di bilancio per le quali contemporaneamente ringrazio il dottore Sulsenti e anche per il lavoro del futuro bilancio di previsione già adottato dalla Giunta, cioè significa che abbiamo le idee chiare, che non dobbiamo litigare per dove mettere i soldi, che gli assessori non guardano il 10 euro per dire ma me ne lo vasto, me ne mettiste, perché significa che c'è compattezza e voglia di andare avanti e questa la dà anche l'esperienza di un sindaco che ha governato 8 volte e dico non è poco. Quindi per queste due grandi opere che io mi auguro che aprendo il capitolo di bilancio poi l'esperienza del dottore Sulsenti riesca con l'istituto di credito a ottenere questo finanziamento, mi auguro che finalmente da qui in avanti sono poche le somme, pochissime, ma sono somme che servono per non far disperdere quel liquido prezioso che per il 60% va sotto. Inutile acquistare pozzi se poi l'acqua si disperde nelle reti. Ed oggi abbiamo bisogno non di inaugurare opere evidenti e sopraelevate, perché comunque quelle si stanno ugualmente realizzando grazie alla fatica e ai progetti del PNRR, ma abbiamo bisogno anche di finanziare, di spendere soldi nel sottosuolo, nelle nostre reti idriche che faranno sì che si sperderà meno liquido e quindi si metta tutto diciamo a regime finalmente. E io penso una cosa, che il sindaco futuro che verrà, ora non so chi perché non sappiamo, giusto? Ma dopo questa, diciamo, questi 5 anni dove veramente abbiamo trovato il disastro, in cuor suo, se è onesto, dovrà ringraziarci. Grazie. Buonasera Presidente, buonasera Amministrazione e colleghi consiglieri. Prendo velocemente la parola per esprimere che il Partito Democratico voterà favorevolmente alle variazioni di bilancio. Non può essere diversamente perché fare un mutuo, chiedere un mutuo di 400.000 euro per esigenze urgenti della cittadinanza, quindi manutenzione straordinaria anche della rete idrica, come tutti abbiamo detto, vetusta ormai, diciamo, interventi necessari e urgenti, secondo me non si può assolutamente votare in modo contrario. Per quanto riguarda la progettualità, mi rifaccio a quello che ha detto il nostro vice sindaco, il comune ha questa amministrazione ha una politica dell'acqua, del resto fare un finanziamento di 400.000 euro con la Cassa Depositi e Prestiti senza presentare un progetto, quindi senza avere neanche una mappa, mi pare diciamo alquanto impossibile. Quindi la mappa della rete idrica c'è, il progetto c'è, la politica dell'acqua c'è, che a differenza del nostro governo regionale non è sicuramente la politica quella del bonus lavastoviglie, anche perché senza acqua, Presidente, la lavastoviglie mi pare difficile che i concittadini la possano anche utilizzare e accendere, sia quella vecchia che quella nuova. Quindi diciamo che sono interventi urgenti, necessari, e oggi mi dispiace, io sono sempre, diciamo, cerco di essere sempre non di parte ma di mantenere quella terza via, diciamo, che mi sono imposta quando ho giurato come consigliera comunale. Oggi secondo me l'opposizione ha votato di no a tutto. Il GAL 3 milioni di euro no, astensione, cioè 3 milioni di euro no,
400.000 euro mutuo, 13.000 euro l'anno, alla fine li paghiamo con le 3 euro delle pensioni dell'aumento del governo Meloni, quindi non vi preoccupate, non moriremo, non cadremo sicuramente indebitati per questo piccolo importo necessario e urgente. Presidente, ho finito. Grazie, non c'è Greco, doveva fare dichiarazione. Sì, grazie Presidente. Greco. Francamente sarò molto breve. Ovviamente come gruppo misto ci tengo a precisare appunto che il capogruppo del gruppo misto appunto esprime una dichiarazione di voto che come dire ha un valore come dire relativo rispetto a quello che sono i partiti e le liste che sono rappresentate in questo Consiglio Comunale, e appunto mi riferisco proprio a questo perché il voto del sottoscritto consigliere, ma mi permetto di dire anche degli altri appartenenti a questo gruppo, è un voto libero, e se non avete capito questo mi dispiace, però effettivamente è proprio questa capacità di leggere i fenomeni politici che succedono in città senza pretendere nulla, nessuna poltrona e nessun tipo di incarico, come potrete verificare tranquillamente anche nei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Vi sfido a vedere se qualcuno di noi, quantomeno il sottoscritto, ha ricevuto un piatto di lenticchie, perché non è così. Quindi vi invito a fare un grande distinguo da quello che potrebbe essere la compagine che sostiene per le cose giuste l'amministrazione comunale. E detto questo, cosa dire? La questione di Ibleacque, è vero che abbiamo votato, siamo dentro questa realtà, e siamo stati presi in modo rocambolesco, lo sappiamo tutti, e concordo con quanto detto anche da voi rispetto assenza di progettualità vera sul fenomeno dell'acqua, perché appunto dovremmo effettivamente pensare a come gestire questo fenomeno, ma è anche vero che le somme e i finanziamenti, gli aiuti, i PNRR per questa materia appartengono alla società d'ambito, ma questo non ci dovrebbe, nemmeno questo ci dovrebbe bloccare, perché tenuto conto che noi abbiamo la nostra specificità e siamo la città di Vittoria, dovremmo riuscire a dialogare con Ibleacque, visto che poi magari dobbiamo pagare forse anche qualche stipendio, e dovremmo riuscire a dialogare anche per ottenere quella parte di contributi che servono per ammodernare e migliorare la nostra rete. Questo è sicuramente un obiettivo che dovremmo raggiungere, ma ciò non toglie che oggi il spendere queste somme per delle riparazioni che sono, come dire, un po' il concetto del sindaco Aiello, quello di guardare all'oggi e non al domani, è proprio una sua il taglio di una della sua politica, che è questo. Mi riferisco a tutte le altre tematiche, come può essere quella delle fumarole che ancora non abbiamo affrontato, come può essere il piano regolatore che ancora non abbiamo affrontato. Sono tutte tematiche che appunto dimostrano che necessita un lavoro che ovviamente deve essere fatto dalle persone che hanno queste deleghe e dovrebbero in sostanza consentire all'amministrazione e poi alla città di dotarsi degli strumenti per poter appunto ottenere fondi e risorse per migliorare questa città. Quindi il voto ovviamente è un voto favorevole, appunto perché nella coerenza di un appoggio all'amministrazione e all'interesse della città, ritengo, e penso di parlare anche per i componenti del mio gruppo, riteniamo che sia un aiuto per cercare di tamponare il problema della crisi idrica. Grazie. Grazie, non ci so, c'è Dieli per l'ultimo. No, solo un appunto, Presidente. Io, dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto, ah. Sì, sì. La mia dichiarazione di voto è
di astensione e la giustifico per l'intervento che ho fatto in precedenza. Volevo aggiungere che condivido una parte del ragionamento del vice sindaco quando ha iniziato parlando che mancano le politiche per le risorse idriche, quindi si dovrebbe pensare a quello. Però io volevo aggiungere a questo, assieme alle politiche sane di riduzione del consumo, non avete mai pensato ai contatori. Questo ragionamento, questo progetto è stato iniziato, se non sbaglio i primi contatori sono stati installati dall'amministrazione Nicosia, però ad oggi parliamo di consumo, di ridurre i consumi e non pensiamo a quello che è il consumo reale, che oggi sapete come avviene, e quindi solo con i contatori ci potrebbe essere anche una giustizia, un'equa distribuzione anche del contributo che si dà alla Tari, ai tributi locali, cosa che oggi non c'è. Quindi questo è un altro tassello a cui volevo aggiungere nel mio ragionamento precedente. Grazie. Prego, segretario. Sì, c'è prima l'emendamento. Mettiamo ai voti l'emendamento presentato dal Dani Castro, mi pare. Parere dell'amministrazione è favorevole sull'emendamento. Ma perché? Che c'è un parere dell'amministrazione? No, normalmente non è come dice lei. Il nastro è... Il parere favorevole lo dà il dirigente, non lo dà l'amministrazione. È il revisore, mi scusi. C'è il parere. Ma che c'entra? Ma è un atto proposto dall'amministrazione. C'erano i pareri dell'amministrazione. Non è da proposto, e anche quando l'amministrazione non dà pareri. Va bene. Nicastro, allora, fa parte dell'amministrazione. Procediamo alla votazione sull'emendamento. Argentino assente. Argentino Artini, assente. Artini, Biondo, sì. Campailla, Cannata astenuta. Dieli, Fiore, sì. Greco, sì. Iepichella, Iaguez, assente. Mascolino, Nicastro, favorevole. Noto, assente. Pelligra, assente. Prelati, sì. Pugliarello, Romano, sì. Salemi Roberta, sì. Scuderi, astenuto. Sigia, assente. Speranza, assente. Vinci Guerra, assente. Zocco, sì. Zorzi, astenuta. Undici favorevoli, 6 astenuto, l'atto viene approvato, c'è immediata esecutività, è l'emendamento, scusi. Votiamo per l'intero Presidente, atto. Quindi non c'è stato il pronunciamento del dirigente sull'ammissibilità dell'emendamento, perché c'è già. C'è il parere favorevole. Va bene, scusi, mi ero distratto. Tra l'altro l'ha letto anche il dirigente. Va bene, grazie Presidente. E parere dei revisori. Perfetto. Votiamo, grazie. Per l'intero atto. Se non ci so, come per l'immediato, è così come è emendato. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiari. 11 favorevoli, 6 astenuti. L'atto per l'immediata esecutività non parte. L'atto passa. Questo è l'atto nella sua interezza. Sì. Dovete chiudere la porta. Ma che dell'emendamento? Con le voci che mi arrivano. Abbiamo votato l'emendamento per l'intero atto, ora votiamo per l'immediata esecutibilità dell'atto. Con la stessa conformazione del Consiglio.
Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo dichiara. L'atto nell'immediata esecutività non viene approvato. Passiamo all'ultimo punto. Mozione di indirizzo del consigliere Cannata, richiesto di intervento dell'amministrazione sulla viabilità della zona via Cascino, via Pozzo Ballente, vicino a McDonald's. Presento la mozione. Intanto grazie Presidente, si tratta di un atto di indirizzo che avevo presentato già prima dell'estate, poiché ritengo che sia necessario un intervento urgente nella zona adiacente il McDonald's. In particolare i problemi della viabilità di quell'area erano già stati ampiamente sottolineati dall'amministrazione oggi in carica durante la campagna elettorale. Ricordo perfettamente i post del sindaco, dell'attuale sindaco e di qualche assessore che addirittura paventavano rischi di incidenti in seguito all'apertura appunto del McDonald's. Nonostante siano all'amministrazione da 3 anni, non c'è stato un solo intervento, anzi l'apertura recente di un ipermercato in quell'area ha ulteriormente aggravato i problemi della viabilità, poiché il numero di vetture in transito e di cicli e motocicli è cresciuto in maniera esponenziale, e se valutiamo che in quell'area sono in transito anche numerosi mezzi pesanti che sono costretti appunto alle manovre di svolta a sinistra o a destra per prendere la circonvallazione, invadendo in maniera importante anche le corsie opposte, ritengo che appunto sia necessario ripristinare un minimo di sicurezza in quell'area, e per cui nella mia mozione di indirizzo proponevo l'installazione anche mediante New Jersey di un divieto di svolta a sinistra per chi viene dalla via Generale Cascino, o comunque avrei gradito il positivo apporto alla proposta anche da parte degli altri consiglieri, perché se ne parlasse in consiglio comunale. Avrei gradito la presenza del comandante della Polizia Municipale o del facente funzioni per valutare se effettivamente siano state fatte delle valutazioni di carattere tecnico sugli interventi fattibili, e quindi rimetto appunto al Consiglio Comunale la valutazione di ciò che è opportuno fare per migliorare la sicurezza stradale in quella zona, e speriamo insomma che questo avvenga al più presto, anche perché i pericoli sono evidenti e non dobbiamo aspettare sicuramente che ci scappi il morto. Grazie. Ci sono interventi? Sì, io presento. Grazie Presidente. Io non intervengo in merito all'esposizione della mozione, perché il collega Cannata è stata esatta, precisa, siamo andati insieme anche a fare dei sopralluoghi, quindi insomma non ho poco da aggiungere, se non il fatto che questa sera c'è stata proprio la dimostrazione di ciò che hanno dichiarato prima i consiglieri di maggioranza e qualche amministratore sulla responsabilità di questo Consiglio Comunale. Io ringrazio gli unici 3 consiglieri comunali che sono rimasti questa sera in aula. Se mi fa finire di parlare, lo vedo troppo agitato, vice sindaco. Mi deve dare il tempo di parlare. Io non sono come lei, avvocato, che è veloce, io ho i miei tempi. Ringrazio i 3 consiglieri comunali che sono rimasti in aula, più gli amministratori che hanno anche la funzione di consigliere comunale. Per il resto tutti sono andati a casa, quindi non interessano i problemi dei cittadini di Vittoria, non interessa il problema della viabilità
che ha esposto la collega Cannata riguardo a quella rotonda del McDonald's. Rotonda che il sindaco, quando fu costruita, lo voglio ricordare a tutti, la definì la rotonda della morte, perché era fatta male, perché era stata affidata a delle ditte che erano incompetenti. Io me le ricordo queste dichiarazioni, che era una cosa che non si doveva fare, che lui si sarebbe opposto, si era opposto anche all'apertura del McDonald's. Questi sono fatti, sono scritti sui giornali, non li sto dicendo io. Ora dico, sono passati 3 anni, tra l'altro ha amministratori oggi che amministrano con lui, che in quel periodo parteciparono alla costruzione e alla realizzazione di quella rotonda. Perché non interviene? Perché non attua delle cose che, insomma, salvaguardino la viabilità e la sicurezza dei cittadini? Io professionalmente sono intervenuto parecchie volte in quella rotonda e sono intervenuto su ragazzini che non per colpa loro, ma si trovano in situazioni, poiché ci sono auto articolati, mezzi pesanti, insomma è un caos quella rotonda. Ora, il sindaco, quando si votò la variazione urbanistica per la costruzione del supermercato, io lo invitai quella sera, che è stata una delle poche volte che il sindaco si è presentato in consiglio comunale, lo invitai a rivedere quella rotonda, a rivedere il parcheggio che manca al McDonald's, a rivedere una serie di situazioni. Nulla è stato fatto. C'è una situazione molto facile da fare, questa l'ho pensata adesso, perché in effetti non, se no l'avrei suggerito alla collega, l'avremmo messa proprio nella sua mozione. Dico che ci vuole a mettere dei cartelli per i mezzi pesanti che provengono da Gela e devono andare al mercato ortofrutticolo, che ci vuole a mettere un cartello di farli deviare da via l'Europa, come si chiama? Via dell'Euro, ecco. Cioè, è una soluzione semplicissima. Ci vogliono 200 euro, ci vuole un manifesto, ci vuole un cartello, ci vuole un'indicazione, e così evitiamo che tutti i mezzi che provengono da Gela e che devono andare al mercato ortofrutticolo facciano il giro della rotonda e quindi creano problemi alla viabilità. Sono delle soluzioni semplici che io spero che la mozione della collega Cannata e questo suggerimento dall'amministrazione, dai presenti, venga presa in considerazione. Grazie, mi sembra una mozione, un'ottima mozione, perché il rischio reale c'è, e quindi chi meglio del consigliere Scuderi, essendo insomma il mestiere di infermiere, soccorritore, ne avrà viste tante. Quindi io penso che il sindaco sia d'accordo per quanto riguarda trovare la soluzione per la viabilità, perché ne abbiamo parlato proprio in questi giorni. E quindi voglio dire, è una mozione che merita comunque di essere votata e di dare l'input all'amministrazione, e se si trovano altre soluzioni migliorative, che ben vengano. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere. Buonasera Presidente, colleghi consiglieri, quelli rimasti, dico non solo quelli di maggioranza ma anche quelli di opposizione, senza offesa, però anche il vostro capogruppo è andato via, e non penso che voglia mancare di rispetto alla collega consigliera del suo stesso gruppo, ma semplicemente si è fatto un po' tardi, e tra figli, cene e altro, penso che non è per mancanza di rispetto, ma teniamo il numero legale e diamo comunque il giusto riconoscimento a quella che è la mozione della consigliera Cannata, una mozione validissima che mi auguro che dia luogo, anche se siamo pochi, a un bel dibattito in consiglio comunale. Sempre per precisare, io ricordo che in campagna elettorale il sindaco Aiello non era contrario alla costruzione del McDonald's, aveva era semplicemente detto che in quel punto, in quella rotonda, sicuramente ci sarebbero state difficoltà ed era meglio costruire il McDonald's lì accanto, cioè da un'altra parte. Si chiedeva per quale motivo è stato costruito il McDonald's proprio lì, con tutto lo spazio libero dall'altro lato della strada.
sempre chiusa parentesi, lasciamo perdere diciamo, in questo caso le dichiarazioni del sindaco Aiello in campagna elettorale. Io penso che comunque ci siano delle criticità, non lo possiamo negare, quelle poche volte comunque che sono andata lì a mangiare qualcosa, a prendere un panino, è davvero pericoloso, non solo la rotonda ma anche proprio l'asfalto uscendo proprio dal McDonald's, è come se ci fosse una cunetta o comunque diciamo che l'asfalto non è ben livellato, quindi sì, ci sono sicuramente delle difficoltà, delle criticità che si devono tenere in considerazione anche in virtù del fatto che la maggior parte dei frequentatori del McDonald's sono tutti minorenni, penso che sono tutti ragazzini con i motorini, quindi non è una cosa che penso si possa prendere sotto gamba, è una, diciamo, una mozione giusta, anzi chiedo, diciamo, ringrazio anche i consiglieri per averla portata in consiglio e mi auguro che comunque si possa fare qualcosa, si possa anche diciamo, grazie al contributo che può dare la Polizia Municipale, il nuovo comandante, dobbiamo diciamo, discuterne ulteriormente e portare avanti il punto perché diciamo, c'è una problematica effettiva che non si può negare, Presidente, il problema c'è. Bene, parla con il mio assessore, ma lei lavora ai pubblici, c'è la delega, va bene. Nicastro è prima. Scusi Presidente, ma non ha la delega all'urbanistico? Ricordo male. No, lavori no, pubblici. Lavori pubblici. Poi infatti intervengo come consigliere. Mi perdoni. No, si figuri. Grazie signora Presidente, colleghi consiglieri, vice sindaco. Io parto con un presupposto. Il presupposto è questo. Qualcuno è andato via dall'aula, come poc'anzi è stato. Sì, sì, sono troppi, certo. Sì, no, ha ragione, non si riesco a dire, per carità. Però c'è anche un altro dato, c'è il dato che ci sono consiglieri, come lei poc'anzi ha detto, ma a me mi va di rimarcarlo, sono qui a tenere il numero. Siamo qui a tenere il numero legale, proprio perché noi non vogliamo sottrarci dal dibattito. Noi non è che facciamo certo, mi scippate consigliere e glielo diciamo ai cittadini, no, ma lei anche dice le stesse cose, ecco, ma io perché... ma poi il bello che lo sanno, il bello che lo sanno, siete un po' nervosetti, no no, perché vedete cari consiglieri di opposizione. Se vuoi la racconto io, assessore. No, no, non racconto io che è più bello, perché sono stato lasciato da solo io, a differenza vostra. Perché noi non vi abbiamo lasciate soli. Erano le tre quindi, di notte. Scusa. No, non erano le tre di notte. Non erano le tre comunque notte, non c'è orario nei consigli comunali. Posso parlare? Grazie. Su subito.it. Vedo tanto nervosismo da parte dell'opposizione. Purtroppo. Lei voleva acquistare le autobotti su subito.it. No, me lo ricordo. No, guardi, consigliere, no, non è quello, consigliere, non è quello. No, no, si parlava invece della mancanza d'acqua in città e ve la siete squagliata a uno, tutti, e avete lasciato solo un consigliere. Quindi oggi voi vi meravigliate se qualcuno va via, compreso qualcuno dell'opposizione, anche voi. Ma qui è sereno il dibattito, Presidente, non me lo faccia dire, no? Perché siccome si parla che c'è una maggioranza che non è coesa, c'è un'opposizione che non è coesa, che se la squaglia a gambe levate. Detto ciò, come hanno fatto loro quando il consigliere Nicastro doveva portare un ordine del giorno in merito alla mancanza idrica e allora se ne sono andati. Dopo di ciò noi, a differenza, perché siamo amministratori e la politica la facciamo, vogliamo metterci la faccia, siamo invece presenti e non abbandoniamo il consiglio facendo cadere il numero legale come avevate fatto voi. Detto ciò, i toni sono da campagna elettorale, a volte anche un po' trionfalistici su questo, no? McDonald's, il sindaco, la campagna elettorale. Ma io però vorrei capire una cosa. Prima che veniva costruito questo McDonald's, ma c'era un'amministrazione comunale in precedenza, no? Che sapeva che il McDonald's... Guardi, a me non mi risulta. E comunque facciamo così. E comunque...
E comunque le autorizzazioni, io so che arrivano prima le autorizzazioni. È giusto? E quindi magari qualcuno in precedenza a noi non ha pensato del pericolo che poteva incombere quella zona, no? Quando si sanno le autorizzazioni. Detto ciò, ammettiamo che c'erano i commissari, che poi i commissari quando conviene a loro sono bravi, quando non conviene a loro c'erano i commissari. Ammettiamo il caso che c'erano, non si scaldi, dai, consigliere. Ammettiamo il caso che c'erano i commissari. Ma questo partito politico dov'era? Non ha visto il problema. Il sindaco quantomeno lo vedeva il problema. Noi lo vedevamo il problema e fummo accusati che noi eravamo quelli che non volevamo che il McDonald's si costruisse per non dare lavoro e tutta questa manfrina qua. Ora, io penso che la mozione può essere discussa e si può anche, diciamo, attivare un dibattito serio e costruttivo, come dice il Presidente Fiore. Quindi l'amministrazione comunale, non, a meno a dire dal sindaco e anche dai colleghi consiglieri, non si tira indietro su questo. Dico, se c'è da discutere, se c'è da ragionare, possiamo discutere sul problema, lo affrontiamo. Ma fermo restando che comunque se dobbiamo affrontare il problema non è che possiamo affrontare un problema e nel contempo dare la colpa sempre all'amministrazione attuale che non c'entra niente, che fu anzi l'unica contraria che quella struttura veniva costruita lì. Cioè, questo è giusto che dobbiamo a chiarificare le cose, a chiarire un po' tutto, perché altrimenti non ne usciamo più. Se dobbiamo attivare questo dibattito costruttivo lo facciamo, siamo disponibili. Io come consigliere comunale in questo caso sono disponibile ad affrontare un dibattito, a trovare qualsiasi soluzione, ma puntualizziamo però le cose, perché altrimenti stiamo facendo soltanto propaganda, politica, addossare le colpe l'uno con l'altro e i cittadini rimangono con un pugno di mosche in mano. Noi invece interessa risolvere il problema, discuterlo e trovare le soluzioni giuste e adeguate, perché ne vale la vita dei cittadini, dei centauri, della viabilità in genere, fermo restando che questa amministrazione comunale, che questo sindaco, che questo consiglio comunale lo vedeva già il problema, quando ancora gli altri il problema non lo vedevano. Però ripeto, non è una battuta polemica. Possiamo discutere, da parte mia c'è massima disponibilità nella discussione, purché sia costruttiva. Grazie. Però ragioniamo sulla mozione, non facciamo campagna elettorale né comizi, perché il problema è serio. Prego, prelato. No, vale per tutti, non solo per lei. In caso. Grazie Presidente, accolgo il suo invito. Però se uno viene punzecchiato poi deve rispondere, ma voglio rispondere e non voglio replicare. Chiuso. E intanto grazie per invece l'argomento che è stato portato, perché come è stato ampiamente detto è importante e dà ragione. Credo che lei abbia la delega pure, sicurezza urbana. No, io ho i progetti sull'educazione stradale, non facciamo confusione perché sennò diventa... No, sono progetti educativi. La delega c'era del sindaco. Quindi stavo dicendo che con questa mozione di indirizzo si dà ragione a quella che era la visione dell'allora candidato sindaco Aiello, che appunto aveva preventivato queste difficoltà. Dopodiché le soluzioni prospettate ora non so se coincidono con quelle che sono al vaglio dell'amministrazione comunale, perché abbiamo fatto un sopralluogo con il tenente Pangrazzi, c'era l'assessore Campella presente, sottoscritto, e abbiamo prospettato una decina di giorni fa, abbiamo prospettato un'idea che non so se sia coincidente con la proposta vostra, cioè quello di impedire la svolta a sinistra, e questo mi pare che coincida all'interno della strada che conduce verso il mercato ortofrutticolo, per gli autoveicoli che provengono, che vanno in direzione Gela, quindi impedire l'accesso a sinistra e quindi l'attraversamento, mettere l'obbligo di svolta a destra per gli autoveicoli che provengono dalla bretella di collegamento dove c'è la pista dell'elisoccorso, mi sfugge il nome di quella via, dove c'è
Via Marangio, quella è un prolungamento di Via Marangio che è lunghissima, allora. Via Marangio, quindi obbligo di svolta a destra per evitare l'attraversamento, e per andare al mercato ortofrutticolo dovrebbero solamente fare il giro della rotonda che si trova a 10 metri, a 20 metri, ma si eviterebbe l'attraversamento. Sono così soluzioni da verificare. Dopodiché, scusi, assessore, e le automobili che da Pozzo Bollente devono immettersi nella rotonda verso sinistra, cioè per prendere la 115, come fanno? No, lì possono girare a sinistra. Io parlo allora, se ho la mezzi pesanti, lei dice di girare a destra. No, no, anche le automobili che vengono dalla via Marangio e che intendono proseguire andando diritto per andare sul cavalcavia, via Pozzo Bollente. Obbligo di volta a destra, fanno il giro dalla rotonda che è a 20 metri e tornano sulla SS 115 direzione Vittoria e girano a destra dal McDonald's e si evita un ulteriore attraversamento. Possono girare tranquillamente, perché sennò come fai? Sia a destra che a sinistra, no, eviti due attraversamenti. Non lo so, se ci sono altre soluzioni, che ben vengono, ci mancherebbe. Sull'obbligo di svolta a destra degli automezzi indirizzati che vogliono andare al mercato ortofrutticolo, io penso che si possa mettere solamente un invito, cioè un cartello che indichi, che lo spiego, che indichi la possibilità di andare al mercato ortofrutticolo prendendo da quella parte, perché altrimenti devi mettere un cartello. I mezzi, gli automezzi pesanti che devono andare al mercato ortofrutticolo, ma poi lo devono dimostrare, cioè voglio dire un automezzo in piazza del popolo, in via Palestra. No, non lo so se tecnicamente sia possibile, io domani questa ulteriore proposta la voglio verificare con il tenente Pancrazzi, l'attuale facente funzione, se tecnicamente, cioè se lo prevede il codice della strada, è una soluzione che mi trova concorde per quanto possa valere il mio parere. Scusa, in piazza del popolo c'è il divieto per i mezzi pesanti, la stessa cosa bisogna fare lì. Ma se mette per tutti i mezzi pesanti, anche quelli che devono proseguire per andare a Comiso hanno l'obbligo di girare da via dell'Euro, questo sto dicendo io, quindi deve essere vincolato solamente e circoscritto a quelli che devono andare al mercato ortofrutticolo. Questo è quello che sto dicendo io, consigliere Prelati. Quindi non lo so se tecnicamente, però ci sono i tecnici, noi entriamo poi in situazione, noi questo consiglio deve dare l'input delle linee, cioè sollevare il problema della mozione e poi i tecnici sapranno come poter gestire il traffico, la miglior soluzione. Vice sindaco, breve. Cercherò di essere breve. Sì, no, ma perché non c'è tanta da dire? No, il problema è che se noi non inquadriamo il tema nelle condizioni in cui si trova quel tratto di strada, quella situazione, io credo che potremmo fare tutti i ragionamenti che vogliamo e però non arriviamo alla soluzione, nemmeno quella di dare un indirizzo che io credo sia stato anche opportunamente portato all'attenzione del Consiglio Comunale. Quindi sono qui, siamo qui, ringrazio i consiglieri di maggioranza, di minoranza, di opposizione, perché hanno potuto garantire questo dibattito. E dico semplicemente una cosa, proprio per inquadrare il sistema, non vuole essere assolutamente polemica, perché poi è chiaro che tutto potrà sembrare polemica, ma credo che ci siano delle considerazioni da fare rispetto allo stato dell'arte della situazione in quella zona. Non possiamo dimenticare che sul piano urbanistico, e io esercito la delega all'urbanistica, noi abbiamo un problema, che c'è stata tutta quella zona, è stata interessata non solo da una rotonda che in qualche modo è una rotonda che in qualche modo limita e definisce in maniera, secondo me, errata anche la viabilità di quella zona, ma anche tutto il ragionamento attorno alla circonvallazione, alla SS 115, che è stata declassata in maniera con un fare superficiale, voglio usare solo questo termine, solo superficiale, e soprattutto con un atto che non aveva, secondo me c'era una carenza di competenza, che era quello, l'atto di giunta che ha fatto questa cosa. C'entra, ci arrivo, ma che è nervoso, ma è nervoso.
Ma mi faccia parlare, ma perché non mi fa parlare? Io lascio parlare a tutti. Io dimostrerò che è colpa dell'amministrazione Moscato, o dell'amministrazione Nicosia, o dell'amministrazione Aiello. Io sto cercando di inquadrare il problema rispetto e dare un contributo al dibattito di questa sera. Se poi le si sente toccato, se poi le si sente toccato ogni volta che uno affronta i temi del passato, il problema è che il passato condiziona il presente, lo condiziona, volente o nolente, perché noi siamo di fronte a un quadro che è quello dato, sul quale dobbiamo intervenire e sul quale non è possibile che in una mozione che tenta di fare un ragionamento di apertura, c'è un solo aspetto che io contesto della mozione, il fatto che alla fine il sindaco Aiello ha detto che doveva intervenire e non è intervenuto. Ci sono stati decenni, perché non è il McDonald's che ha reso impraticabile quella zona, il McDonald's è stata una cosa in più, qualcosa di più e di pericoloso, che solo la superficialità poteva immaginare che non desse qualche contraddizione in più rispetto alla viabilità. Allora io vi chiedo e mi chiedo se è possibile fare un ragionamento che sia un ragionamento sereno rispetto a questa cosa e rispetto al fatto che comunque siamo in una situazione nella quale bisogna trovare delle soluzioni, ma che non possono essere delle soluzioni non solo che non tengono conto del dato di fatto, ma anche delle soluzioni che debbono essere in qualche modo anche praticabili. Perché non è vero che per quanto riguarda il ragionamento della nascita del supermercato lì, non ha ampliato la rete anche per il McDonald's, perché c'è anche una convenzione e ci sono state le prescrizioni da parte dell'ufficio urbanistica rispetto a tutto questo, sulle modalità con cui doveva essere costruito, doveva essere realizzata quella struttura commerciale, quella struttura economica, che in qualche modo ha, con la sua stessa presenza, limitato anche la velocità con la quale i mezzi arrivavano in quella zona, perché il fatto che c'è comunque una zona che in qualche modo viene utilizzata raccomanda agli automobilisti e soprattutto ai camionisti di rallentare, cosa che non succedeva prima, e ha ampliato la rete, diciamo così, dei parcheggi, perché il parcheggio del McDonald's era molto più ristretto, oggi c'è un parcheggio più grande, e questo grazie al fatto che l'amministrazione comunale con i suoi uffici ha dato delle prescrizioni intelligenti da questo punto di vista, non risolutivi, lo ammettiamo, ci mancherebbe altro, ma comunque cercavano di mettere una pezza a un dato di fatto che non era stato non criticato e basta. Si pensa che il sindaco Aiello ha criticato la rotonda, ma il sindaco Aiello è stato eletto sindaco ora, 2 anni fa. Quando ha criticato quella cosa non poteva esercitare il potere di modificare quel tipo di situazione. Non lo poteva fare perché non era sindaco, non era amministratore. Allora, rispetto a tutto questo, chiediamoci come trovare delle soluzioni, ma che siano delle soluzioni anche di lungo periodo, di lungo respiro, perché il problema è, affrontiamo il tema che non lo sappiamo se è possibile affrontarlo. Io, se proprio lo volete sapere, ho parlato con il comandante della Polizia Municipale, il commissario Brancazzi, mi ha detto che quella deviazione che è molto complicata da fare, perché i mezzi pesanti hanno delle difficoltà rispetto a quel tipo di deviazione. È una posizione che mi ha riferito il commissario Pancrazzi, che su questo terreno si è speso, perché sta studiando, stanno lavorando per trovare delle soluzioni, che possono essere delle soluzioni fattibili, ma sempre tampone, perché il danno che è stato creato a quella zona non intervenendo, ma anzi immettendo più diciamo così, difficoltà nel corso degli anni, oggi è difficilmente realizzabile. E lo voglio dire perché, senza fare polemiche, perché lo sappiamo le polemiche, le abbiamo fatte, le abbiamo avute, ma il tema è anche quello di affrontare questo tema sapendo che è un pericolo. E avendo questa coscienza, ognuno di noi ce l'ha, io ve ne do atto, ve ne sto dando atto a tutti, il problema è che bisogna avere la pazienza anche di sentire gli altri, di sentire come gli altri stanno intervenendo, di non puntare, di non buttarla in caciara, perché in caciara è stata buttata. Aveva promesso di intervenire, ma avevate promesso di fare tante cose, ma allora che cosa dobbiamo dire? Che tutte queste cose sono successe perché quella è la programmazione, la visione che ci sono state nelle amministrazioni precedenti. Purtroppo questo fare una domanda. Purtroppo questo non me la fare una domanda. Non me la no, ha tirato in ballo la 115, scusi, la 115, che si parla del passato, e io ho dimostrato con le carte che la colpa
e dell'amministrazione. E quale carta ha portato? Le posso fare una domanda: chi è che ha disegnato quella rotonda? Chi era l'assessore? Chi era il tecnico? Mi risponda. E allora perché il passato, quando gli conviene a lei, dobbiamo parlare del passato? Io sto dicendo che quell'assessore, quel tecnico, che magari oggi è rappresentato anche in questa amministrazione comunale, ha sbagliato. E glielo posso dire. Ma come hanno sbagliato tutti gli altri? Tutti gli altri. Allora, le soluzioni. Vice sindaco, rientriamo. Le soluzioni. Nella discussione. Le soluzioni si stanno del problema. Costruendo. Si stanno costruendo. Sì, certo, dobbiamo. Ma innanzitutto bisogna avere una visione diversa della programmazione urbanistica, bisogna avere un'idea diversa della circolazione stradale. Non bisogna pensare buttarle in caccia. Stiamo affrontando il tema, ci sono delle soluzioni che possono anche in parte, diciamo così, simili, ma avere anche la consapevolezza che non saranno risolutive del problema. Occorre lavorarci perché quella parte del territorio vittoriese avrà bisogno di più interventi, anche di interventi di lungo periodo, perché possa essere una zona che in qualche modo possa diventare una zona commerciale accessibile, sicura per i bambini, per i ragazzini, perché il problema è anche quello di limitare la velocità di chi attraversa quella strada, che ci sono tanti adempimenti che bisogna fare. Quindi da questo punto di vista ragioniamo, ma non attraverso questo tipo di dibattito, che purtroppo è un dibattito che stiamo facendo in pochi consiglieri comunali, con l'amministrazione che sta dando il suo contributo, ma affrontiamolo in termini, diciamo così, più generali, sapendo che ogni tentativo di trovare delle soluzioni potrà avere dei risultati positivi, ma potrà avere anche dei risultati che non sono risolutivi. Questo è quello che io invito a fare. Non voglio fare nessuna polemica, voglio però semplicemente dire che è inutile che continuiamo a dire che la responsabilità è che restiamo che il cogliere non ne è mano. La responsabilità è nostra che restiamo cogliere non ne è mano. Allora il problema è noi non accettiamo né di fare questa parte, non lo facciamo perché stiamo intervenendo. Chiediamo al Consiglio Comunale, come oggi sta mostrando di fare, anche il contributo, lo accettiamo questo contributo, però se tu o chiunque, se chiunque altro viene a dire il sindaco io non è intervenuto in 3 anni, è da 15 anni che almeno quella situazione, da quando esiste quella rotonda, è in difficoltà. E non mi pare che si siano strappati i capelli tantissime persone rispetto a questa cosa. No, io non l'ho nemmeno citato lo scioglimento. Consigliere Scudieri, io non l'ho detta la parola scioglimento. Non l'ho detto parola scioglimento. Sto dicendo una cosa, sono da anni che. E ora dobbiamo trovare delle soluzioni a delle situazioni che sono di difficile soluzione. Vice sindaco, deve concludere. Io ho concluso, Presidente. Grazie. E potrei anche sostenere quella mozione se si eliminasse dalla mozione questo fatto, che comunque noi dovremmo tenere il cerino. Bene. Non è collaborativa, ma è semplicemente un modo per fare propaganda, e noi non accettiamo di fare propaganda insieme a voi. Prego, votiamo la mozione. Argentino assente, Artini assente, Biondo assente, Campailla, Cannata favorevole, Dieli, Fiore, sì. Greco assente, Iabichella, Iaguez assente, Mascolino assente, Nicastro no, Noto assente, Pelligra assente, Prelati, Pugliarello, Romano assente, Sellemi Roberta assente. Devi rispondere, ok. No. Scuderi è libero, sì, per favorevole. Queste cose.
Sigia. Mi è interessato agli atti più importanti. Questo assente. Speranza assente. Vinci Guerra assente. Zocco. Certo. Zorzi. Sei favorevoli, 5 e un astenuto. La mozione non passa, mi dispiace perché Ronato perché che merita. Non passa, perché non passa? E c'è l'astenuto, che vuol dire? Sei, allora l'atto passa, la mozione non passa, ma scusate, la segretaria. Scusate, che il segretario, ma un attimo, c'è il segretario in questo consiglio comunale ed è il segretario che certifica. No. Scusate, abbiamo un segretario, siamo tutti sapientoni del perché i favorevoli sono 6 e non sono... Devono essere 7, 6 più 1, 7. Per questo, non per la seconda. E non passa proprio. Bene, in ogni caso, anche se non passa la mozione, sono sicuro che l'amministrazione provvederà.